comincio per dire veramente due parole su questo volume, non sul volume, ma insomma sull'iniziativa in sé. Questo libro costituisce gli atti di un incontro che abbiamo organizzato nel 2019, che è stato incontro che è stato curato da Lisa Corroe e Giacomo Vinci, che sono anche poi i due curatori del libro che esce in versione a stampa. Ne parlavamo prima con Francesco Vallerani, che non rende però giustizia della qualità, soprattutto delle immagini, e poi esce invece in open access, per cui il volume è scaricabile, ma immagino forse che quasi tutti voi lo abbiate già scaricato. E la versione in open access invece ha i disegni, le piante, le foto in originale a colori, che sicuramente sono di migliore qualità e leggibilità rispetto a quelle della versione a stampa, a cui noi vecchi ancora siamo molto legati, devo dire, però insomma cercano di far di tutto per disabituarci a questa modalità di approccio al testo scritto e spostarci sempre di più verso invece i testi digitali, che appunto hanno anche dei costi sicuramente inferiori. Allora, dicevo, questo volume costituisce l'atto di questo incontro, parla, come si può ben capire dal titolo, di paesaggi che si collocano in uno spazio geografico ben definito, che è l'arco nord-adriatico. Tra l'altro, poi è uno spazio geografico che è sottoposto ad attenzione, ad indagine di molti dei ricercatori che lavorano nella mia università, naturalmente archeologi, ma anche storici e geografi, ma anche nell'Università di Padova. E quindi, insomma, giochiamo un po' in casa in questo territorio. Forse giochiamo meno in casa sugli strumenti, sui metodi, sulle strategie di indagine che questo libro in qualche modo pone e propone. Perché se c'è un aspetto che ritengo sia importante sottolineare, è soprattutto la novità, o comunque il tentativo di portare elementi di novità nell'approccio teorico e soprattutto metodologico nello studio dei paesaggi antichi. Paesaggi antichi è un termine molto generico. Quando io parlo di antichità, visto che sono un medievista, lo uso davvero in una dimensione assolutamente, dal punto di vista temporale, e estremamente, estremamente ampia. Questo volume quindi intende presentare diversi modi di studiare il passato e le tracce del passato, e le tracce che rappresentano il rapporto costante, quotidiano, che le comunità hanno avuto con questi territori e che quindi noi dobbiamo cercare in qualche modo di individuare, di riconoscere come storici, come archeologi, ma anche ovviamente come geografi, come studiosi dell'ambiente, per poi cercare di tradurli, come si dice oggi, in narrazioni. L'aspetto narrativo naturalmente è contenuto in questo volume nella misura in cui c'è un aspetto che anche i curatori sottolineano, che è poi l'importanza della comunicazione, cioè l'importanza poi di trasferire la conoscenza che si acquisisce attraverso strumenti, diagnostiche, ripeto, a mio parere in questo caso innovativi, o comunque che si incanalano in un alveo di innovatività. Di tradurle poi in documenti che vengano elaborati, processati e quindi poi successivamente comunicati e tradotti. Insomma, in poche parole, anche questo volume in qualche modo guarda con attenzione a quello spazio che oggi si suol definire di archeologia pubblica o di storia pubblica, a seconda degli strumenti che utilizziamo, ma che è uno spazio appunto fondamentale affinché il prodotto delle ricerche scientifiche che noi realizziamo possa diventare un patrimonio effettivamente condiviso per motivi di legittimità civica, di atteggiamento e comportamento civico nei confronti delle comunità. È un dovere. Io credo che i professionisti, quelli come noi che si occupano di passato, ripeto, da varie angolazioni, è un nostro dovere naturalmente quello di restituire il frutto del nostro lavoro alle comunità, a chi vive in questi territori e a cui questo patrimonio storico, archeologico, ambientale, culturale in genere appartiene. E
E quindi questo è un passaggio fondamentale. Negli ultimi anni, voi sapete, molti archeologi, molti storici stanno lavorando con grande attenzione a queste tematiche. Tra noi abbiamo, tra l'altro, Giuliano Volpe, che ha scritto recentemente un libro proprio dedicato all'archeologia pubblica. Quindi, insomma, è un tema molto di attualità e è molto importante che questo volume non manca di toccare, anche se non affronta, direi, in maniera sempre esplicita. Abbiamo pensato di chiamare a parlare di questo libro due cari amici, cari amici miei, cari amici nostri del nostro dipartimento. Uno è un collega sempre dell'Università Ca' Foscari di Venezia, il professor Francesco Vallerani, che è ordinario di geografia, con il quale condivido esperienze anche di lavoro da tempo e anche una non abbastanza recente esperienza di Erasmus insieme in Argentina. Quindi siamo stati addirittura insieme in Argentina con un programma Erasmus poco prima che le frontiere chiudessero alla fine del 2019. È stato l'ultimo mio importante e significativo viaggio dopo questa lunga, invece, e forzata stanzialità. E l'altro è un altrettanto caro amico, è Giuliano Volpe, che è ordinario di metodologia della ricerca archeologica all'Università di Bari, ma insomma è uno studioso, un ricercatore, un archeologo conosciutissimo per tutto quello che ha fatto e che sta facendo. Citavo prima questo libro che ha pubblicato che ha pubblicato sull'archeologia pubblica, ma insomma le ricerche di Giuliano Volpe sono enormi, sono estese, sono ricerche che vanno soprattutto a sono state rivolte soprattutto ad indagare la transizione tra antichità e alto medioevo. E poi c'è anche da sottolineare il suo, come dire, impegno civico, potrei aggiungere politico, no? Perché insomma Giuliano Volpe ha fatto parte di strutture importanti come il Consiglio Superiore il Consiglio Nazionale dei Beni Culturali, ed attualmente, tra l'altro, è anche presidente della Confederazione delle Consulte di Archeologia. Insomma. Ecco, quindi due amici, ripeto, due studiosi di vaglia assolutamente, che abbiamo l'onore quindi di avere con noi. E quindi io direi che possiamo organizzare il nostro incontro dando la parola prima di tutto ai due nostri ospiti e poi per passarla ai due curatori per un commento sulle osservazioni che i nostri ospiti faranno sul loro intervento e poi naturalmente per dire anche il loro punto di vista su questo volume, a raccontarci qualcosa della loro esperienza e poi lascerei lo spazio, se c'è interesse da parte dei presenti, ad una discussione. Allora, io darei per primo la parola in rigoroso ordine alfabetico a Francesco Vallerani. Grazie. Bene, grazie Sauro per questa gentilissima presentazione. Io volevo esordire, vediamo se riesco a far partire. Ecco qua. Allora, intanto grazie per avermi coinvolto e avermi anche trasmesso il PDF del libro che ho potuto apprezzare. Non solo per preparare la presentazione, ma anche indipendentemente, avendo trovato dei titoli consonanti con i miei interessi. Ecco, la cosa che mi ha colpito, leggendo anche la tua presentazione, Sauro, quando parli di l'uso del termine paesaggio, che potrebbe dimostrare un avvio un approccio interdisciplinare, in realtà, come dici anche tu nella presentazione, bisogna stare attenti a questa. Non è un toccasana generale l'interdisciplinarietà, perché non è semplice da applicare. Ecco, io volevo qua mostrarvi, partire proprio dal discorso del paesaggio, partendo quando si ha idea di paesaggio. Idea di paesaggio si ha quando c'è la cartografia, quando si riesce a organizzare la conoscenza del territorio, come in questo caso famoso che è il disegno da Daguerre il Trevisan, che è di Cristoforo Sorte. Mi dispiace che ci sia questo affare arancione, non so se lo vedete. Non vedete?
Sì, lo vediamo. Vuoi che riesca e rientri? È l'unico sistema. A me non dà fastidio se Boh, vedete voi. perché Zoom ha questa piccola cosa. Ah, no, volevo dirvi di Cristoforo Sorte che è importante non solo come cartografo, ma anche come teorico. Lui era amico di Paolo Veronese, il famoso pittore, soprattutto che dimostra questa affinità tra la cartografia e la storia dell'arte. Lui ha scritto, Cristoforo Sorte, un manuale sul disegno dei paesi. È un piccolo manuale che credo si possa reperire anche in rete, che racconta come raffigurare quello che lui dice paesaggio, disegno dei paesi. Quindi già ci troviamo con un discorso di tipo terminologico che ci avvicina già a cerca di mettere in evidenza alcune assonanze per cui anche gli archeologi si sono dedicati, hanno preso in considerazione questo termine, che per noi geografi invece è un termine di lunga e di vecchia data. Allora, l'approccio per interpretare, cerco di correre velocissimo con alcune indicazioni, perché il termine paesaggio, magari per chi lo usa interdisciplinarmente, non si tiene conto di quante montagne di articoli di biblioteche sono state scritte proprio dedicate a questa terminologia. Io qua cerco di farvi vedere quello che la geografia culturale considera ed è soprattutto l'approccio iconologico, ovvero la geografia culturale si avvale di una teoria interpretativa dell'opera d'arte elaborata da Erwin Panofsky, in cui si parla proprio delle fisionomie visibili, quindi ogni cosa che noi vediamo ha delle stratificazioni più profonde che non sono apparenti, ma necessitano di tutta una serie di competenze e conoscenze perché ci portano sul piano del valore simbolico e di dinamiche socioculturali che determinano quel tipo di cosiddetto paesaggio. Quindi noi consideriamo il ruolo della pittura, il ruolo della letteratura, della filosofia, l'agronomia e l'ingegneria idraulica. Un'altra questione che volevo così in qualche modo presentarvi è che la nostra ricerca scientifica parte sicuramente da alcuni punti di riferimento epistemologico, che è Alexander von Humboldt. Io parlerei anche però prima di Alexander von Humboldt di Immanuel Kant, perché è utile, so che in Dipartimento di Geografia nella Biblioteca Storica c'è una prima edizione della prima traduzione dal tedesco in italiano del 1808 della Geografia fisica di Immanuel Kant, in cui parla proprio del piacere della scoperta delle forme fisiche della crosta terrestre, le quali accrescono la soddisfazione della conoscenza. Allora, in questo senso, von Humboldt prende appieno la lezione di Kant ed è interessante come in questa traduzione, che anch'essa è una delle prime traduzioni di Cosmos, che forse il capolavoro di von Humboldt, in cui raccoglie tutte le informazioni, quella famosissima esperienza che ha avuto nelle regioni equinoziali, quindi nel nord del Sud America, Venezuela, il bacino dell'Orinoco, in cui il traduttore la parola Landschaft la traduce con paesaggio. Qui si pone un termine, è necessario fare una brevissima analisi su come i paesi nordici, cioè le lingue anglosassoni, abbiano come termine, come radice la parola land, da landscape, landschaft, landskap in olandese, landskap nelle lingue scandinave, mentre noi abbiamo paesaggio, paesage, 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 eccetera. Quindi abbiamo la radice pae, che indica un insediamento stabile e permanente. Ecco, questo è molto interessante perché la Convenzione europea del paesaggio cosiddetto non tiene conto di questo duplice approccio al concetto di paesaggio. Ecco, in von Humboldt riprende
l'idea di pittura di paesaggio, cioè il paesaggio, la prima identificazione di questa parola è quando si parla di pittura di paesaggio, cioè una raffigurazione che viene vista attraverso lo sguardo e che viene in qualche modo raccontata attraverso proprio la costruzione pittorica, iconografica, ma anche letteraria. È interessante notare che abbiamo parlato di Convenzione Europea del Paesaggio, ma a monte della Convenzione Europea c'è tutta una serie di interventi legislativi che sono soprattutto legati a alcuni giuristi italiani che hanno lavorato soprattutto prima degli anni 20, ed è, io sottolineo qua la presenza di Nicola Falcone con il suo Paesaggio Italico e la sua difesa, in cui parla proprio dell'idea, prendendo il lavoro di John Ruskin, dedicato al landscape, quindi un'altra con la traduzione inglese, dicendo e recuperando questa importantissima identità, cioè il paesaggio è il volto amato della patria, anima palpitante della patria. Questo stesso concetto viene ripreso da Luigi Parpagliolo, altro giurista, che era nella commissione della legge del 22 della tutela dei beni appunto storico-naturali e paesaggistici. È stato all'interno del gabinetto che ha lavorato con Benedetto Croce e con Giovanni Gentile, quindi siamo al Ministero della Pubblica Istruzione, quindi una persona che ha fatto dell'idea di bellezza e paesaggio, quindi ha ripreso l'aspetto pittorico, descrittivo, estetico, ma anche etico, che ha determinato tutta una serie di riflessioni giuridiche per la tutela di questi cosiddetti paesaggi, diciamolo pure. È interessante dunque che questa eredità è stata presa in seguito da Renato Biasutti, il quale ha definito il concetto di paesaggio terrestre, quindi virando più sull'aspetto, direi, fisico, botanico, perché chi di voi ha presente questa importantissima monografia che è stata un po' la base di tutta la formazione dei geografi del secolo scorso, si parla soprattutto della suddivisione climatica, quindi le zone climatiche hanno una loro forma, fisionomia paesaggistica legata soprattutto alla flora. Ecco qua è interessante dunque che Biasutti rievoca anche la geomorfologia. Quindi mi viene in mente un po' il lavoro che è stato fatto, per esempio, da Chiara Guarnieri, da Stefano Cremonini, Alessio Rizzieri, sul paesaggio come vocazione geomorfica, in cui parlano proprio dell'aspetto geomorfologico. Quindi è interessante notare questa ripresa di concetti legati alla geomorfologia, quindi non c'è ancora la società, non c'è ancora l'essere umano. Anche se Biasutti lo fa rientrare, ma parla di società premoderne, cioè di società che lui le chiama etnologiche. Non dimentichiamo che Biasutti è stato l'autore nel 1940 di quattro volumi monumentali, Razze e popoli della terra, che è stato un po' la base, l'output di questo studio dell'antropologia italiana. Ecco. Poi abbiamo il lavoro di Sestini, che è molto importante, quindi conosce l'Italia, e il lavoro del Touring Club, in cui entra in gioco l'aspetto umano. Io qua corro un po' più velocemente, qui c'è Dennis Cosgrove, che è il geografo che si è occupato soprattutto di geografia culturale, quindi geografia umanistica, tutti gli aspetti di percezione, di comportamento. Questo solo ve lo presento per farvi capire la complessità, la ricchezza di monografie, di corsi di laurea, di bandi per concorsi a livello globale, soprattutto nel mondo anglosassone, in cui il concetto di landscape si sposa soprattutto con tematiche davvero versatili che vanno ben oltre la geografia fisica, l'antropologia e, se volete, anche l'archeologia. Anche se vi sono delle visioni più recenti in cui si cerca di riabilitare anche questo tipo di approccio. Allora, io volevo cominciare anche a parlare del libro, soprattutto di questi paesaggi sommersi in Alto Adriatico, questo capitolo che mi ha veramente affascinato, ma come gran parte anche degli altri capitoli, in cui si parla proprio, c'è un interesse
per la componente costiera litoranea in cui si affronta l'idea tentativo di ricostruire una paleogeografia partendo proprio dai livelli marini, dalla storia dei livelli marini nell'ultimo post-glaciale, in cui si interagisce però con altre tematiche, che sono le tematiche legate alla bonifica. Quindi noi ci troviamo in un contesto dove è possibile, riprendendo sempre il tema, la parola chiave interdisciplinarietà, di cercare di capire l'interazione con l'attività di bonifica, quindi non solo le bonifiche più recenti, le bonifiche, diciamo la bonifica integrale degli anni 20 e 30, ma anche bonifiche magari meno di estensioni minori, ma che si sono comunque attuate in passato. Ecco, è interessante nel lavoro di Alessandro Fontana e di Livio Ronchi, questo interesse dedicato, si cerca di interconnettere il lavoro geomorfologico di studio delle forme antiche e dell'evoluzione di queste dinamiche geomorfologiche, connettendole alla presenza del popolamento. Ecco, del libro, dunque, si comincia già a capire, anche un lettore poco esperto si interessa subito, capisce che c'è un approccio non esclusivamente geomorfologico o attento all'evoluzione, ai processi dinamici, diacronici, delle fisionomie, fisiche, ma anche si tiene conto di come, per esempio, i deflussi fluviali, questa creazione di valli incise, soprattutto in fase di trasgressione dell'Adriatico, è possibile avere degli scenari molto interessanti anche per capire un'archeologia molto più antica, cioè le popolazioni addirittura risalenti al Mesolitico e al Paleolitico. Quindi questo saggio è anche interessante perché elabora delle prospettive per il futuro, quindi mi ha molto inquietato quando dice, gli autori dicono che sono previsti allagamenti che metteranno in difficoltà i prossimi archeologi del futuro, in quanto diventerà un'archeologia subacquea, quindi sarà necessario attrezzarsi per studiare quello che adesso noi studiamo comodamente in superficie. Sempre su questo tema, un altro aspetto interessante è il lavoro di Alessandro Rucco, dedicato proprio a un piccolo ambito a nord, nella periferia nord di Comacchio, dove è stato fatto un'analisi sul terreno di geoarcheologia, evidenziando un altro sito di tipo commerciale che si colloca proprio prima dell'espansione della Comacchio che tutti noi conosciamo, la Comacchio alto medievale, poi la Comacchio del rinascimentale, eccetera. E ci troviamo dunque in una sorta di territori che sono tra la Laguna Veneta e il fiume Po, che possono essere evidenziati come dei territori che ci garantiscono, attraverso appunto la tecnica dei carotaggi e delle sezioni stratigrafiche, ed è quello a cui alludeva evidentemente Sauro, dicendo che la versione cartacea sicuramente penalizza questi dettagli anche che noi possiamo fare col PDF, possiamo anche ingrandire, dunque possiamo addentrarci benissimo all'interno di queste elaborazioni fatte dai due studiosi. Interessanti sono le infrastrutture lignee che vengono tenute conto, dunque è davvero un'opportunità per affrontare un microcosmo che diventa emblematico. Ecco, la parola emblematica mi è molto piaciuta, non in questo saggio, ma nel saggio curato e elaborato da Elisa Corroda, Silvia Piovan, da Sandra Primone e da Paolo Mozzi, sui paesaggi della bassa pianura che sono proprio occupandosi, e così recita il titolo, di dinamiche fluviali e di condizionamenti insediativi. Ecco, questo credo sia una delle più affascinanti traiettorie di ricerca geostorica che veramente mi ha riportato indietro nel tempo,
quando noi ancora studiavamo negli anni 70-80 queste modifiche, questa evoluzione degli alvei, delle linee di costa. Tutti voi forse avrete presente gli studi di Giambattista Castiglioni, di Marcello Zunica, in quanto si parla di questi ambiti così significativi dal punto di vista della trasformazione di questi luoghi anfibi. Ecco, qua ci troviamo proprio di fronte a una domesticazione dell'idrosfera anfibia attraverso dunque la ricerca geomorfologica che si sposa, interagisce con quella archeologica. E a me interessa molto perché ho trovato degli spunti, perché ci troviamo di fronte a una territorializzazione anfibia che è molto più prossima alle comunità palafitticole che al dispotismo idraulico delle grandi civiltà fluviali. Quindi ci troviamo di fronte a un ambito, a dei territori che sono abbastanza ibridi, che gli autori definiscono come emblematici, quindi vuol dire che si allude all'unità di paesaggio. L'unità di paesaggio è proprio un microcosmo territoriale dotato di elementi informativi che poi sono utilizzati per analizzare contesti anche molto molto remoti. E qui ci riportiamo a von Humboldt. Von Humboldt era colui il quale ha elaborato, codificato e utilizzato ampiamente, veramente vi consiglio di umilmente di riprendere questi saggi, sono tutti anche online le traduzioni antiche, perché von Humboldt elabora proprio il passaggio dalla tassonomia al comparativismo. Quindi lui, per esempio, vi faccio un esempio straordinario, analizzando l'Orinoco, lui riesce a trovare il meccanismo di cattura di bacino, cioè passaggio di un fiume da un bacino idrografico all'altro, studiando il collegamento tra il Rio Orinoco e il Rio delle Amazzoni. Questo stesso procedimento, una volta tornato a casa, grande successo che ha avuto tra tutti gli studiosi dell'epoca, ma anche a livello delle corti dei Granducati, tant'è che Fossombroni lo invita in Toscana per studiare il passaggio dal bacino dell'Arno al bacino del Tevere attraverso la Chiana, il fiume Chiana. Quindi c'è questo passaggio che avviene quando ci sono delle situazioni altimetriche piuttosto precarie, cioè precarie nel senso non ben definite, per cui lui ha studiato il Tevere e l'Arno paragonandolo, avvalendosi del comparativismo, cioè codificato nel sud del Venezuela. Quindi questo è molto interessante. Ecco, io credo che il vostro libro possa consentire di queste riflessioni, possa anche appagare la curiosità di molti studiosi. Nel mio caso, veramente, sono stato estremamente attratto dall'analisi di Adria e quindi del Tartaro, e quindi questo passaggio che occupa un alveo abbandonato del Po. Addirittura, rispetto ai saggi del passato, il libro contiene addirittura la nota 10 dell'articolo appena di cui mi sto occupando adesso, il link alla pergamena originale del privilegio di Papa Giovanni X al Vescovo di Adria Paolo del 920 per un diritto di navigazione. Questo è straordinario, cioè dal punto di vista proprio di fruibilità del vostro lavoro, dà delle opportunità proprio da remoto, senza scomodarsi, andare in cerca di archivi. Certo, si perde il fascino di toccare le antiche pergamene, ma quantomeno è possibile ampliare la capacità interpretativa proprio usufruendo, per esempio, inserendo non solo la bibliografia, ma anche la sitografia. Ecco, un'altra cosa veramente interessante per me, che mi occupo di navigazione, quindi quando si parla di fiumi sono davvero entusiasta, è che avete utilizzato la tradizione cartografica organizzata dall'Orsato, sempre in questo articolo, che ha ripreso la famosa mappa di tradizione di Francesco Squarcione, il famoso pittore, per dimostrare questa rete di fortificazioni che difendevano il confine meridionale della signoria dei Carraresi rispetto ai veneziani. Quindi
in un saggio in cui si parla di carotaggi, di analisi, di fotointerpretazione, di dati da satellite, ho trovato anche la pergamena di Papa Giovanni X. Dunque, una cosa straordinaria e davvero di ciò vi ringrazio. E ho concluso. Bene, allora grazie molte a Francesco Vallerani per questa sua, per questo suo intervento che, come avete visto, insomma, ci porta in spazi, in proprio in territori, anche vicini, ma spesso anche lontani, perché forse non siamo più di tanto abituati a frequentarli, dimostrando invece come in realtà non solo il recupero di testi di un tempo, di autori di un tempo, ma anche il recupero dell'esperienza di discipline vicine alla nostra sia fondamentale poi per arricchire il nostro lavoro e per costruire davvero quell'approccio interdisciplinare che è di fatto nei temi, negli argomenti che affrontiamo e che quindi impone obbligatoriamente la necessità di confrontarsi con una pluralità di fonti, ma anche con una pluralità di approcci quando si analizza appunto tematiche come queste. E lo ringrazio anche per questa escursione sul termine paesaggio che ci riporta appunto all'interno di un lessico, di un lemma, possiamo dire, che è molto usato, forse troppo usato, e che, come ci ha giustamente fatto vedere Francesco ora, insomma, è un termine che viene da lontano e sul quale sono stati spesi fiumi di parole che forse noi usiamo a volte con troppa semplicità, in un approccio forse non mediato assolutamente da una stratificazione culturale che invece necessiterebbe. E poi grazie anche per i commenti e le osservazioni che hai fatto sui singoli contributi, sul libro insieme, ma anche, insomma, da quello che riesco a capire dalle tue parole, insomma, sono stati testi che ti hanno, da geografo, quindi da un collega che usa altri tipi di fonti, ha un altro tipo di approccio, però trova comunque in questi testi, no, un feedback che lo porta poi a ragionare, a riflettere e quindi poi a proporre interpretazioni, letture e commenti. Direi a questo punto, passerei la parola a Giuliano Volpe, e quindi questa volta, come dire, giochiamo un po' più in casa perché il commento di un archeologo, quindi sentiamo che cosa un collega che si è occupata di territori, di paesaggi, di studio dell'insediamento, insomma, ha da dire su questo nostro libro. Grazie, Giulio. Grazie a te, Sauro, innanzitutto per l'invito e per l'opportunità di conoscere questo libro. Sono opportunità utilissime per imparare e per arricchire indubbiamente il nostro modo di analizzare, di studiare, di riflettere sul paesaggio. Ho molto apprezzato la bella lezione di Francesco Vallerani. Io, a sua differenza, non avrò un PowerPoint, avrò qualche libro da mostrare, ma non ho preparato un PowerPoint perché ho preso tantissimi appunti, quindi spero di riuscire a mantenere una struttura lineare, ma questo è un libro che, pur essendo non grande, non sono tantissime pagine, è un libro complesso ed è un libro che ho davvero molto apprezzato. Lasciatemi partire da una questione editoriale. Lo diceva poco fa Sauro, un libro a stampa, non l'ho visto ancora a stampa, ma è bene che sia anche in formato cartaceo, però lasciatemi dire, è già una cosa importante che sia un libro d'accesso aperto, perché questa è una questione importante che riguarda la diffusione della ricerca, dei risultati della ricerca, in particolare quella dei giovani ricercatori, ma in generale, perché noi dobbiamo ragionare sempre di più su forme di democrazia dell'accesso ai dati, d'accesso alla conoscenza e la circolazione, la libera circolazione della conoscenza. Ovviamente questo attribuisce, in questo caso, alle università una responsabilità anche di farsi carico
di questo proprio per favorire. Però questo è un aspetto sul quale credo dovremmo riflettere molto di più, perché non nascondo che capita anche recentemente che ci siano delle polemiche, insomma, io non riesco a concepire queste edizioni, queste riviste che hanno costi di abbonamento, costi di copertina francamente inaccessibili per i privati e ormai anche per le biblioteche. Quindi ottima cosa. Seconda questione fondamentale di questo libro, senza ancora entrare nel merito, è il fatto che sia stato pensato, scritto, realizzato da giovani ricercatori. Questo è, come ha più volte sottolineato Sauro nella sua bella prefazione, e lo ha detto poco fa, è di per sé un elemento di buon auspicio, per tutti noi veramente un elemento di speranza, ecco. E quindi io sono molto contento per questo motivo. E partiamo dalle questioni fondamentali. È un libro sui paesaggi al plurale, ed è questo è un altro aspetto importante, non è irrilevante, perché emerge con forza, pur nella ricerca di aspetti unitari, emerge con forza la pluralità dei paesaggi. E questo diventa un elemento peculiare dei paesaggi italiani in generale, in questo caso dei paesaggi adriatici. I curatori si pongono in partenza alcune domande, e cioè come si è trasformato il paesaggio di questi territori nel corso del tempo e quali sono quindi le tecniche di indagine più utili per poter studiare queste trasformazioni. Queste sono domande fondamentali, perché c'è un evidente nell'impostazione metodologica del libro una ricerca multidisciplinare delle specificità che hanno caratterizzato le varie fasi della storia dei paesaggi, ma anche la ricerca contestualmente di quelle che i pianificatori, gli urbanisti chiamano invarianti strutturali, che è una cosa che inizialmente io contestavo a uno di quelli che considero miei maestri, che è Alberto Magnaghi, quando parlava delle varianti strutturali nella definizione degli elementi peculiari caratterizzanti i singoli paesaggi. E invece poi ho imparato, noi archeologi andiamo alla ricerca delle differenze, delle rotture, delle trasformazioni, però è importante anche questa ricerca delle invarianti strutturali, perché poi è così che si viene a formare il volto di un paesaggio. E attenzione, se uso questa espressione non è casuale, perché c'è una forte affinità tra paesage e visage. Cioè, come ha scritto Andrea Carandini recentemente in un bel libro che, insomma, trovo, come molte sue cose, geniale, può essere discutibile ma geniale, La forza del contesto. Ecco, lui ancora una volta, studiando, sostenendo la necessità di un approccio contestuale, stratigrafico e contestuale allo studio del paesaggio, presenta il paesaggio come il contesto dei contesti, e la forza del paesaggio, la forza del contesto sta nelle relazioni che si vengono a costruire nel corso del tempo tra le varie componenti del paesaggio, naturali e antropiche. E questo dà la forma al paesaggio, dà la lingua al paesaggio. Qui uso le parole di Alberto Predieri, che è stato un grande giurista che ha scritto più di 50 anni fa un'opera fondamentale sul concetto del paesaggio a partire dall'articolo 9 della Costituzione. E lasciatemi fare un cenno a questo aspetto. In un momento come questo, in questi giorni,
in cui si sta affrontando il problema di interventi strutturali importanti, di grandi infrastrutture, di transizione ecologica, di creazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, di cui abbiamo indubbiamente bisogno, con una rozzezza culturale, a mio parere, in certi momenti, per cui si pensa di poter intervenire su, trasformando il paesaggio come legittimo, perché il paesaggio è un organismo vivo in continua trasformazione, e una delle cose che emerge da questo libro è proprio questo aspetto non solo plurale, ma dinamico del paesaggio, profondamente dinamico. Quindi certamente noi non siamo solo responsabili della tutela e della conservazione intesa come musealizzazione del paesaggio. È evidente che ci sono e ci debbano essere trasformazioni. Il problema è come queste trasformazioni si realizzano. E alla base di questo, per poter produrre trasformazioni che non stravolgano, non sfigurino, non stuprino i paesaggi, è la conoscenza. L'elemento essenziale è la conoscenza, è l'indagine storica, multidisciplinare, complessa sui paesaggi. Ecco perché un libro come questo è un libro importante, perché contribuisce attraverso molteplici approcci ad una conoscenza sempre più approfondita e complessa della complessità, scusate il gioco di parole, della complessità dei paesaggi stratificati, in questo caso nell'Alto Adriatico. E quindi dovremmo ragionare maggiormente sul senso di quell'articolo 9, che è unico caso nelle Costituzioni europee e non solo, pone tra i principi fondamentali della Carta Costituzionale, quindi nella carta d'identità del nostro Paese, la tutela del paesaggio, affidata, attenzione, non allo Stato, non ad un ministero, non ad una direzione generale, ma alla Repubblica, cioè alla Res Publica. E attenzione, l'articolo 9 pone in stretta connessione, io trovo questo libro una perfetta espressione dell'articolo 9 della Costituzione. In che senso? Perché la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione è strettamente connessa con, nel primo comma di quell'articolo meraviglioso, con lo sviluppo della conoscenza, della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Quindi la conoscenza, lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnica sono strettamente connessi con la tutela del paesaggio. Non può esserci tutela del paesaggio e del patrimonio senza sviluppo della cultura, sviluppo della conoscenza, senza ricerca. E questo libro, ripeto, credo sia perfettamente coerente con questa impostazione. Questo mi fa piacere, poi toccherò fra un po' gli aspetti invece di coerenza con altri due elementi che sono stati già richiamati, quello della Convenzione del Paesaggio del 2000 e più recentemente, un po' più recentemente, con la Convenzione sul valore del patrimonio culturale per la società, cioè la Convenzione di Faro, che sono due elementi che si intrecciano in un altro aspetto che toccherò fra un attimo. Quindi, in questo libro, da parte di giovani ricercatori, ripeto, questo è molto importante, c'è un approccio al paesaggio con l'uso di tutti gli strumenti a disposizione oggi, nessuno escluso, in cui c'è un superamento evidente tra approccio storico, culturale e approccio scientifico, tecnologico, ambientale. In questo io vedo anche, Sauro, non so se condividi, un vero superamento di una contrapposizione tra archeologia processuale e archeologia post-processuale, perché davvero
c'è un superamento e un'integrazione. In questo senso, questo libro è processualista e post-processualista, perché ha al suo interno l'uso di scienze, tecniche, tecnologie molto innovative. Penso a tutto il lavoro, per esempio, sul Carso, con l'uso del LIDAR per l'individuazione di una serie significativa di siti archeologici, ma penso all'approccio archeologico ambientale, ai carotaggi, all'analisi paleopedologica, all'analisi, insomma, a tutti gli strumenti a disposizione per le nostre ricerche oggi. E quando penso a questo, quando vedo questo, ecco, riflettevo leggendo questo libro sull'evoluzione che c'è stata nel concetto di, e nelle prassi, nei metodi dell'archeologia dei paesaggi, nel nostro paese, non solo, sul persistere ancora di approcci che definire tradizionali è definire poco, perché noi abbiamo ancora una tradizione, come sapete, anche importante, di topografia storica, di un certo modo di studiare il territorio con la produzione delle carte archeologiche, dei siti, della ricerca dei siti. Ecco, io penso che invece con questo tipo, con questo libro, con questo tipo di lavoro, c'è davvero concretamente un superamento di questo modo di intendere. E io condivido pienamente quanto diceva Sauro nell'introduzione, quando dice: molte archeologie del paesaggio non sono che archeologie tradizionali travestite. È vero, è vero. Qui io trovo il meglio della tradizione italiana, che certamente non va buttata a mare, assolutamente, ma con un innesto di nuovi approcci, di nuovi metodi, di nuove tecniche, di nuove tecnologie, che non si traduce nella somma di approcci, ma in una vera integrazione. E quindi è veramente il superamento, l'incrocio tra archeologia storica e archeologia ambientale. Io trovo che questo sia, se viene fatto da ricercatori più giovani, credo che sia un elemento di grandissima importanza. E dunque, un approccio globale, un approccio stratigrafico, un approccio contestuale, e quindi l'attenzione alle relazioni, all'insieme delle relazioni, alla scoperta delle relazioni e delle loro trasformazioni nel corso del tempo. Non c'è determinismo climatico, questa è la cosa importante, non c'è un approccio deterministico, ma c'è un'attenzione forte ai vari aspetti che è possibile individuare nell'analisi delle trasformazioni ambientali. Penso a quel bellissimo articolo sulle variazioni del livello del mare, anche inquietante, devo dire, perché lascia prevedere un futuro preoccupante. Forse io, che da un po' di anni vivo a Foggia, finalmente Foggia avrà il mare, perché è una vecchia aspirazione dei foggiani quella di avere il mare. Fra un po' di tempo lo si vedrà verosimilmente, ma questo è un elemento di grande interesse, perché consente di studiare, questo delle variazioni del livello del mare, le trasformazioni della linea di costa di questo paesaggio costiero anfibio, questo paesaggio costiero lagunare, e le reazioni che le popolazioni hanno, le forme che le singole popolazioni nel corso del tempo, le misure che hanno adottato per poter convivere e poter anche vivere in questo tipo di paesaggio. Quindi anche sotto questo profilo lo trovo molto molto interessante, importante. Però, come dicevo prima, c'è anche un'attenzione all'aspetto, ma questo lo toccherò fra un poco, di come comunicare questa conoscenza dei paesaggi, quindi come contribuire
attraverso la conoscenza alla creazione di quella che, torno sempre a Magnaghi, possiamo chiamare coscienza di luogo. E qui mi fa piacere fare un riferimento a Magnaghi e a Beccattini, quando dice: la coscienza di luogo si può in sintesi definire come la consapevolezza acquisita attraverso un percorso di trasformazione culturale degli abitanti produttori del valore patrimoniale dei beni comuni territoriali, materiali e relazionali, in quanto elementi essenziali per la riproduzione della vita individuale e collettiva, biologica e culturale. Ecco che cos'è la coscienza di luogo, di cui noi abbiamo bisogno, e noi come ricercatori abbiamo, a mio parere, una responsabilità etica, civile, nel costruire una coscienza di luogo nelle popolazioni che vivono oggi in questi paesaggi, perché solo attraverso una tutela sociale che nasce dalla consapevolezza, dalla conoscenza, dalla responsabilità delle comunità che vivono in un territorio è possibile produrre trasformazioni compatibili e sostenibili. E l'altro elemento, così non torno più a questo libro importante che vi consiglio di leggere, Il principio territoriale, l'ultimo libro di Alberto Magnaghi, che un po' sintetizza diciamo il modo di lavorare della scuola territorialista di Alberto Magnaghi. Lui è un architetto, un urbanista, però ha messo in piedi la società dei territorialisti, di cui anch'io faccio parte, ed è questo che io ho trovato in questo libro, quando Alberto Magnaghi parla della scienza unitaria del territorio, cioè una scienza in grado di affrontare olisticamente l'analisi e il progetto delle trasformazioni ambientali, urbane, territoriali e paesaggistiche verso il superamento delle megasite, i modelli di urbanizzazione e così via. Cioè noi abbiamo bisogno di costruire le scienze del territorio, a cominciare dalla costruzione di un vocabolario comune, di strumenti comuni, di un linguaggio comune, che ovviamente non faccia perdere le specificità anche disciplinari, ma che certamente, come dice Sauro, come dicono i curatori, come dicono gli autori in varie parti, e questo è altro motivo di grande soddisfazione, la necessità di uscire dai recinti disciplinari, di superare le gabbie disciplinari. Ripeto, non significa perdere la specificità dei propri strumenti, dei propri sistemi di fonti, dei propri approcci, ma certamente uscendo da quella autoreferenzialità che, ahimè, nel nostro paese è ancora eccessivamente difesa. Penso a quello che significa i nostri settori scientifico-disciplinari che si trasformano in piccole gabbie che penalizzano quegli studiosi più innovativi che operano su fronti di frontiera, perché questo è un libro in cui emerge fortemente un superamento continuo delle barriere, delle frontiere, ma operando in quella parte che è la più creativa della ricerca, che è quella appunto della frontiera, dei margini. E in questo senso il superamento, qui uso un'espressione che ho molto apprezzato di Daniele Manacorda in un suo saggio, quando dice: non si tratta di superare il confine per andare a rubare i frutti del vicino, ma di andare a mischiare le sementi delle nostre discipline per poter creare nuovi approcci scientifici. E questo libro sinceramente mi ha riempito di entusiasmo, perché si coglie nelle pagine di questo libro questo forte tentativo. Ma devo anche dire
con grande responsabilità, che io sono un po' preoccupato perché mi chiedo, a livello di formazione universitaria, se noi ancora oggi riusciamo a fornire strumenti che favoriscano questa sperimentazione. Come Esaura ha detto più volte, dice questo è un libro che di sperimentazione, è vero, almeno un tentativo di sperimentazione, è importante. Quindi noi nella nostra università riusciamo a fornire questi strumenti e soprattutto li favoriamo, li premiamo nelle carriere universitarie. Certamente ci sono delle eccezioni, per fortuna ci sono, ma Sauro è reduce dalla partecipazione ad una commissione di abilitazione nazionale. Io ne ho fatto parte di quella precedente, quindi abbiamo vissuto entrambi, a volte anche i drammi, anche i problemi di coscienza a volte quando si tratta di valutare soprattutto i giovani studiosi e si vede che spesso rischiano di essere penalizzati proprio quelli che hanno cercato strade nuove. E io invece penso che questo sia un elemento essenziale. Allora, dicevo, geoarcheologia, archeologia ambientale, geomorfologia, molta attenzione alle tecnologie, eppure c'è anche un'attenzione ad un aspetto presente nella Convenzione di Faro e nella Convenzione del Paesaggio, che è quello della percezione, perché anche questo è un aspetto pericoloso, potrebbe anche essere pericoloso, ma un aspetto essenziale nello studio dei paesaggi. E qui cito un altro libro che mi ha molto stimolato, di uno studioso di tutt'altro ambiente, che è Vittorio Lingiardi, che ha scritto questo bel libro che si chiama Mindscapes, in cui ragiona sul rapporto tra noi e il paesaggio e i paesaggi attraverso, il superamento di una sorta di oggettivazione del paesaggio. Avrei molte parti da leggervi di questo libro, ma il senso è, appunto, dice, le nostre relazioni con il paesaggio è meno unidirezionale di quanto si pensi, non è solo per ricevere le proiezioni dei nostri sentimenti, ma serve a ritrovare ricordi, sensazioni e così via. Quindi anche questo è un elemento da tenere presente nell'analisi globale, complessiva e complessa dei paesaggi. Ora, io non entrerò nel merito dei singoli contributi, anche se mi piacerebbe farlo, li ho tutti schedati, ho scritto un sacco di pagine leggendoli, ma insomma non farò questo perché lo trovo sempre inutile. Però ho fatto il cenno al saggio di Alessandro Fontana e Livio Ronchi sui paesaggi marini, sui problemi dell'innalzamento marino, ma non posso non citare ad esempio un caso interessantissimo che nasce da un intervento di archeologia d'emergenza, di archeologia preventiva, ed è quello di Cervia, in cui attraverso uno scavo di emergenza in qualche modo per la costruzione di una rotonda si è potuto individuare un complesso di produzione di coltivazione del sale, e questa è un'altra peculiarità delle coste adriatiche, questa è un'altra, come dire, invariante strutturale, la presenza delle saline. E Sauro sa quanto abbiamo interesse a questo tema, perché effettivamente conoscere le saline, noi stiamo facendo un lavoro da anni nell'area di tra Salapia, l'attuale Margherita di Savoia per intenderci, e Siponto, cioè tutta quella fascia costiera a sud del Gargano fino all'Ofanto, che in passato era una grande laguna e una grande salina. E cosa capiremmo noi di quel paesaggio se non utilizzassimo appunto l'approccio paleopedologico, paleoambientale, se non potessimo utilizzare gli strumenti dei carotaggi
oggi praticamente quasi del tutto impediti da una stupida burocratica legislazione italiana che quasi ci rende impossibile questo tipo di ricerche, come sapete bene. E quindi ho molto apprezzato questo saggio, così come ovviamente quello su Comacchio, che poi è ormai un modello di ricerca su vari fronti e quindi non poteva che dare risultati di straordinario interesse anche per lo studio delle trasformazioni, in particolare insomma nel villaggio di San Francesco, attraverso l'indagine paleoambientale, anche lì carotaggi. E poi l'aspetto del Carso, il riferimento al Carso almeno l'ho fatto, ma anche l'altro saggio importante sulle dinamiche fluviali. Ecco, altro elemento che trovo interessante come confronto tra Nord Adriatico e nostro territorio, perché anche il tavoliere, per quanto possa apparire diversamente oggi, è un paesaggio attraversato da molti fiumi e le trasformazioni dei fiumi, sia in quanto risorsa idrica, sia in quanto elemento di collegamento, di rapporto tra l'interno e la costa, ecco, è un altro dato di grande interesse. Quindi ho letto con molta attenzione questo saggio di questo paesaggio ricco d'acqua, ecco, insomma, anche qui ho trovato molto molto interesse. Avrei tantissime cose da dire, ma chiudo su una questione che ho a cuore, perché Sauro l'ha anche toccata, che è quella relativa appunto all'archeologia pubblica. Perché? Perché non c'è niente di più pubblico che il paesaggio. Se il paesaggio è la forma di un paese, è la carta d'identità di un paese, è il prodotto non di un singolo artista, ma di milioni di persone che nel corso del tempo lo hanno trasformato e modellato, cosa c'è di più pubblico del paesaggio? E cosa c'è di più di ambito nel quale l'archeologia pubblica dovrebbe svilupparsi? Perché anche qui, Sauro, c'è una malintesa archeologia pubblica, anche questo è un grande rischio, come tutte le mode. Archeologia pubblica non è soltanto aprire un sito web, una pagina Facebook e fare un po' di comunicazione o anche un po' di sana divulgazione, che va benissimo, ovviamente è utilissima, ma non è solo questo. Archeologia pubblica significa entrare nel vivo dei problemi della conoscenza, della tutela, della valorizzazione, della gestione del patrimonio culturale, in questo caso specificamente quello archeologico, ma soprattutto appunto dei paesaggi, che sono l'elemento connettivo di tutte le componenti del patrimonio culturale materiale e immateriale. Dunque è lì che si esplica, secondo me, soprattutto l'archeologia pubblica. Io penso che noi dobbiamo costruire una via italiana all'archeologia pubblica che utilizzi il paesaggio come grande laboratorio di sperimentazione per la nostra ricerca, per la formazione degli archeologi, ma anche grande laboratorio di partecipazione attiva, di rapporto con le comunità locali, di impegno, ancora una volta, etico e civile per la costruzione di comunità di patrimonio, cioè di quelle comunità di patrimonio di cui parla la Convenzione di Faro e che noi abbiamo bisogno di contribuire a creare, per evitare anche i rischi, anche in questo caso, che si trasformino, che le comunità di patrimonio si trasformino in qualcosa che possa scadere nel sovranismo, nel localismo, nel provincialismo. E allora c'è bisogno, attraverso la nostra azione di ricerca, di dare alle identità locali, non dobbiamo avere paura di usare questi termini come quello di identità, che
è altro termine scivoloso e pericoloso, ma proprio per questo dobbiamo imparare ad usarlo per dargli complessità, per dare al concetto di identità qualcosa che non chiude ma che apre. E quindi è importante un impegno nostro in termini di archeologia pubblica nello studio dei paesaggi passati. Il paesaggio, come dicevi tu, non è solo il paesaggio antico, ma il paesaggio sullo spettro complessivo della storia dell'uomo sul nostro territorio, ed è un paesaggio appunto in trasformazione. Quindi la nostra responsabilità sta nel consentire forme di pianificazione e trasformazione che non distruggano quel patrimonio. E allora, e con questo chiudo, con il cenno, ma purtroppo non ho fatto in tempo a tirarlo fuori dalla mia biblioteca, perché io poi, come credo in tutte le biblioteche, a un certo punto non li ritrovo più i libri, diventa un problema, ma c'è questo libro di Ivetic sulla storia dell'Adriatico, che contiene degli elementi interessanti anche attraverso la lettura di questo libro che stiamo discutendo oggi, quando appunto cerca di andare alla ricerca di quelle morfologie dei paesaggi adriatici, delle peculiarità adriatiche, e alla ricerca degli elementi di continuità nelle grandi trasformazioni, proprio per poter contribuire a fare del paesaggio adriatico un elemento vivo, ma che sia salvaguardato nelle sue componenti più significative. E per questo io veramente ringrazio te, Sauro, che hai come dire, sostenuto questa ricerca, questo gruppo di ricercatori. Ringrazio i due curatori e tutti gli autori del libro, complimentandomi per il loro lavoro e augurando il meglio a tutti loro, perché in realtà auguriamo il meglio a tutti noi. Grazie Giulio per questo tuo intervento, che come avete sentito, intanto grazie per l'apprezzamento al volume, e comunque ce l'hanno poi i curatori a esprimere anche loro un parere, un'opinione su quello che hai detto. Comunque anch'io intanto ti ringrazio perché hai apprezzato questo libro, e mi pare anche per i motivi che tu portavi di apprezzamento, che sono quelli appunto che in parte anch'io ho cercato di evidenziare nell'appoggiare queste ricerche e anche nel cercare di dare visibilità a queste ricerche, perché anch'io credo che il futuro della ricerca, ma anche il futuro della salvaguardia del nostro patrimonio, passi attraverso questo tipo di approccio, questo tipo di sperimentazione. Tu hai toccato moltissimi punti, casomai qualcosa riprenderò se è necessario durante la discussione, perché insomma tu hai veramente toccato punti che riguardano gli aspetti epistemologici della nostra professione, ma che riguardano anche poi aspetti del nostro agire pubblico. Hai introdotto temi molto caldi come quelli dell'archeologia pubblica, a cui ha fatto riferimento, hai parlato anche di concetti molto interessanti che anche secondo me andrebbero ripresi, approfonditi, come coscienza di luogo, eccetera, che mi sembrano estremamente utili, soprattutto per chi si muove nel campo della cosiddetta archeologia pubblica. Ma comunque, ripeto, casomai se ci sarà spazio riprenderò alcune di queste osservazioni durante la discussione, perché forse ora penso sia giusto e opportuno dare la parola a due curatori per sentire anche la loro opinione su quello che hanno sentito oggi, ma anche per esprimere poi delle loro osservazioni sul loro lavoro, insomma. Quindi do la parola a Elisa Corrò e a Giacomo Vinci. Grazie professore, grazie a tutti. Condivido velocemente una presentazione tra slide, sono solo, non prendete paura, sono solo veramente per dare un po' di,
di quadro al discorso che vorrei fare anche io. E, grazie, professor Gelichi. Prima di tutto, grazie a tutti voi per essere qua, qui con noi oggi. E io e Giacomo desideriamo ringraziare i nostri ospiti, Francesco Valerani e Giuliano Volpe, per aver accettato anche il nostro invito, insomma, e ci teniamo a ringraziare il professor Gelichi per averci sostenuto e guidato in questo percorso, iniziato con un convegno nel 2019 e conclusosi poi con questo libro di cui siamo molto fieri, devo dire. E come anticipato dai nostri ospiti, questo è un volume dedicato al paesaggio e partendo dalla sua osservazione, partendo dalla sua analisi, dal suo studio, siamo poi giunti, ecco, alla sua comunicazione in termini di cambiamenti a breve e anche a lungo termine, e spaziando in una, possiamo dire così, in una ipotetica linea del tempo tra presente, passato, ma anche futuro. Ed ecco quindi che la capacità di comunicare, no? La capacità di narrare queste trasformazioni nel corso dei secoli, in qualche modo, di un paesaggio, devo dire, molto ampio, perché se stiamo parlando dell'intero arco alto Adriatico, insomma, non sarebbe stato possibile senza la collaborazione di tutti gli autori, insomma, che qui ringraziamo e che hanno saputo, ai fini di questa tematica, poi anche elaborare, analizzare i dati archeologici e geomorfologici del paesaggio. Ci tengo ve molto velocemente a raccontarvi, prima di passare ai commenti degli ospiti, anche perché, insomma, siamo giunti alla realizzazione di questo libro, una cosa che credo vada detta e sia importante, perché si riallaccia un po' a tutto il discorso che gli ospiti hanno fatto, insomma. Dunque, la nostra volontà di organizzare una giornata di studi dedicata proprio al paesaggio è nata, come dicevo prima, nel 2019. Dopo che avevo appena vinto un assegno di ricerca del Fondo Sociale Europeo, e quindi capite bene, insomma, forte sfondo imprenditoriale. E il tema di questo assegno era proprio il Living History, la divulgazione del patrimonio culturale di un territorio, in questo caso della Gronda Lagunare Veneziana, un territorio, dico, come tanti altri territori, vicini e anche lontani, che nel corso dei secoli hanno subito trasformazioni davvero straordinarie. E quindi il paesaggio che di oggi, il paesaggio attuale, insomma, che ne deriva è questo, come dire, è il frutto di una continua lotta, se vogliamo, tra acqua dolce, acqua salata, tra laguna, tra pianura, tra un territorio che va sfruttato, un territorio da sfruttare, e un paesaggio naturale, insomma, un territorio che si configura oggi, questo voglio dire, come qualcosa di completamente diverso ai nostri occhi, completamente trasformato, bonificato, reso artificiale, eccetera, insomma, come abbiamo visto. Quindi, ecco che la valorizzazione del patrimonio culturale, in primis quello archeologico ovviamente, di luoghi come questi, con queste caratteristiche, insomma, è ancora, per questo motivo, insomma, complesso da fare, no? Qui, come in altri territori, intendo, simili ognuno con le sue peculiarità. E quindi si tratta di aree che magari ricche anche di evidenze archeologiche, studiate però magari in modo puntuale, ma non monumentali, no? E quindi delle volte è possibile soltanto immaginarle, ed ecco su questo che poi ho puntato il mio assegno. Ma questo per dire che tutti questi studi, insomma, dimostrano come questo intervento umano, no, sia sempre stato comunque finalizzato fin dal passato a migliorare, insomma, come dire, da un certo punto di vista, lo sfruttamento del territorio, a discapito però di qualcos'altro, ovviamente, e secondo una scala di priorità, secondo una scala temporale che però è sempre variata nel corso del tempo. E quindi qualunque periodo si prende in considerazione, perché anche qui nel libro se ne prendono diversi, la storia di questi paesaggi è quindi connotata da questo inscindibile, direi, legame tra uomo e ambiente, come avete detto anche voi ospiti, insomma. E ne risulta che però, per esempio, i processi, le problematiche,
relative per esempio ai dissesti idrogeologici attuali trovino comunque in parte, possiamo dire così, origine in quelli che sono stati gli eventi del passato, no? E il territorio attuale è proprio questo, è proprio il palinsesto su cui noi possiamo leggere questi cambiamenti, su cui noi possiamo leggere questi valori espressi, ma anche percepiti, ecco, tra virgolette, diciamo così, dagli stessi abitanti, no? E da un certo punto di vista ripensare a questo legame inscindibile, però molto combattuto, direi, non può che creare, insomma, non può che contribuire, ecco, ad un uso più consapevole, se vogliamo, del territorio, no? E apro una parentesi veloce per dire anche che questo è un tema a me, diciamo, molto caro, perché ora, occupandomi sì di ricerca ma anche di comunicazione del patrimonio culturale all'interno del Centro di Umanistica Digitale del Dipartimento di Studi Umanistici, e ringrazio il direttore Franz Fischer perché lo vedo qui tra i presenti, mi sono avvicinata molto non solo proprio allo studio del paesaggio in sé, ma anche al territorio, alla società stessa, come dire, alla comunità, no, che ci vive. E detto questo, oggi possiamo aggiungere che un pochino l'eredità anche culturale, no, di oggi proprio soffre un po' di questi cambiamenti, di queste trasformazioni, no? L'archeologia spesso ci dimostra che il patrimonio scavato e quello, o meglio, quello non scavato, quello ancora sepolto, può essere considerevole, no? Però delle volte è poco noto, è poco condiviso. Quindi ecco che con il mio assegno, sotto la direzione del professor Gellichi, e colgo l'occasione di ringraziarlo per gli insegnamenti anche che mi ha trasmesso in questi anni, la partnership anche con gli enti fuori dal territorio, dalla ricerca, scusate, dall'ambito accademico, insomma, e soprattutto anche a livello di ricerca con l'ICTP di Trieste, poi con la collaborazione con Giacomo, insomma, ha portato proprio a focalizzarci, o meglio a riprendere, ecco, tutti assieme, assieme a tutti gli autori poi qui presenti, il confronto, ecco, sul tema proprio dei paesaggi del nord Adriatico, intesi proprio come un palinsesto esito dell'interazione di lungo periodo, insomma. E nel corso appunto della giornata sono stati presi in considerazione diversi casi studio, come avete visto, finalizzati proprio ad avviare questa discussione che adesso è in parte ripresa e mi auguro poi continui, su metodologie tecniche per decifrare proprio questo palinsesto del paesaggio, quindi ma anche la sua valorizzazione, intendo. E ecco, noi quindi con palinsesti programmati possiamo dire che abbiamo voluto, ecco, Giacomo mi può anche correggere poi, mettere in evidenza un po', gli studi sia sull'archeologia del paesaggio, ma anche, come sottolineato dal professor Vallerani, come dire, la definizione di paesaggio in termini interdisciplinari, sia dal punto di vista della geografia culturale, per esempio, come appunto lui ha esplicitato, devo dire, in modo eccellente, ma anche in termini di significato, in termini terminologici, passatemi il termine, nelle varie lingue, il significato che ha il paesaggio in sé. Ho apprezzato molto anche l'aspetto legato alla digitalizzazione, alla presenza, cioè, della sitografia e della possibilità, ecco, di usufruire, qualora possibile, insomma, dell'opportunità di avere comunque una consultazione il più possibile libera e accessibile. E sì, questa è una cosa anche fondamentale, insomma, oggi. E visto che ha preso in considerazione, o quantomeno ha citato anche la CEP, la Convenzione Europea del Paesaggio, permettetemi anche di aggiungere che il nostro libro, insomma, con il nostro libro abbiamo cercato di sottolineare, ecco, l'importanza anche di mantenere, o meglio creare, una interazione, no, tra paesaggio e territorio, così proprio come esplicitato nella CEP, e quindi anche l'importanza di sostenere quella che è l'integrazione, no, dei valori del paesaggio anche nelle politiche ad incidenza territoriale, e la partecipazione anche delle popolazioni alla definizione di queste politiche paesaggistiche. Perché è importante? È una cosa importantissima, perché comunque l'integrazione del paesaggio nelle politiche ambientali, agricole, eccetera, risulta, come si diceva appunto prima, ancora un pochino
difficile, ecco, se vogliamo, da realizzare, cioè comunque questa separatezza si può comunque notare, no? Un po' ancora marcata. Quindi ecco, che da un certo punto di vista, in termini di maggior comunicazione con la cittadinanza, in termini di coinvolgimento e perché no, anche di coproduzione di conoscenza, come stiamo facendo in alcuni progetti, è comunque auspicabile, insomma, che anche l'implementazione, insomma, di queste politiche paesaggistiche partecipate, tra virgolette, no? Cercando di dare ascolto di più, ecco, di dare ascolto, come citato anche all'inizio, un po' in apertura dal professor Gelichi e poi anche ripreso dal professor Volpi, insomma, alle comunità locali e alle loro percezioni e perché no, anche alle loro ambizioni, insomma. Non solo, ma riallacciandomi anche ad un altro punto evidenziato dal professor Valerani in merito alla complessità, no, del paesaggio, al concetto di quello che è anche il valore di paesaggio, e mi riferisco anche ai lavori di Cosgrove che ha citato, insomma, che conosco, con concetti anche che vanno al di là dell'archeologia e della geomorfologia, e in virtù anche di tutti i nostri contributi, insomma, raccolti poi nel volume, mi domando anche come accennato, come osservato anche dal professor Volpe, se stiamo dando comunque la giusta attenzione a quelli che sono i nostri paesaggi, possiamo dire quotidiani, no? Che spesso sono comunque, non dico degradati in questo caso, ma come dire, nel nostro caso sono più invisibili forse, no? E dal punto di vista della potenzialità che si possono offrire in questo senso. E quindi se ci sia magari la necessità di porsi degli obiettivi di miglioramento, di produzione di questa qualità, no? E quindi non solo con delle finalità magari di tutela, di valorizzazione, di quelle che sono, per esempio, le eccellenze del nostro paese, che sono già ampiamente riconosciute, no? Ma anche di territori, di paesaggi di questo tipo, no? Più originali, se vogliamo. E ecco, quindi noi con Palinsesti Programmati ci siamo domandati davvero tante cose, e ci siamo domandati anche questo, cioè se c'è comunque un margine, ci può essere comunque un margine come dire, di miglioramento, ecco, che si può programmare insieme. Questa è una riflessione che poi propongo anche agli ospiti e al professor Gelli, che insomma è il nostro autore di magari di esplicitare. E inoltre, e qui mi riallaccio invece a quanto evidenziato dal professor Volpe, e poi passo la parola a Giacomo, gli autori, promesso, che vedo qui presenti, insomma, che saluto, e che sono sicura che avranno commenti da fare, riguardo appunto al concetto di pluralità, no? E dei paesaggi e alle trasformazioni che lo stesso paesaggio anche subisce, no? Al concetto di forza del paesaggio che sta proprio nelle relazioni che si vengono, come dire, a costruire, ecco, tra le varie componenti, naturalità, naturali, antropiche, eccetera. E poi anche al quanto riguarda la tutela e alla valorizzazione, no? Mi domando come rendere un patrimonio paesaggistico apparentemente magari invisibile e vivibile anche, sottolineando anche nello stesso tempo la difficoltà nel farlo, perché comunque non è facile, non sono stati i tentativi di approcci multidisciplinari. Insomma, in altre parole, appunto riprendendo e concludo quanto detto dal professor Volpe, insomma, come davvero si comunica, ecco, con la ricerca, con la conoscenza, con quale coinvolgimento delle popolazioni locali e in quale misura i progetti di questo tipo, i lavori di questo tipo, quindi con l'archeologia del paesaggio, la geoarcheologia in territori particolari, intendo, si può migliorare, ecco, la qualità del paesaggio stesso e del patrimonio culturale che porta anche con sé, insomma. Quindi ecco, queste sono tutte le mie idee, le mie riflessioni del momento. Ecco, aspettate che interrompo Bene, questo. Interrompo. hai finito? Sì, Dico qualcosa sì. anch'io? Allora, intanto vi Scusate. ringrazio. No, assolutamente. Vi ringrazio veramente per la bella presentazione. Ci sentiamo veramente onorati, di aver avuto questa presentazione per questo volume, di cui siamo anche orgogliosi, perché effettivamente il risultato penso che sia molto buono e abbia veramente
sia riuscito comunque a toccare temi di interesse non solo locale, quindi possono essere avere veramente una valenza sicuramente più ampia di quello dei territori alto-adriatici. E diciamo che come archeologo, ricercatore, ma anche professionista, vorrei sottolineare forse il tema della tutela che ancora non è stato toccato, e poi per poi aprire un po' il dibattito che spero seguirà a questa presentazione. È stato magari forse toccato, diciamo, da Giuliano Volpe, però forse vale la pena spendere due parole in più. Quando è uscita la legge nel 2006 sull'archeologia preventiva, diciamo, ha creato una cornice istituzionale che potrebbe veramente rappresentare un'occasione per un superamento, come si diceva prima, di approcci processuale, post-processuale, e con una visione che possa essere veramente olistica, ma forse anche umanistica nel senso antico del termine, cioè che non riesca a sfondare un po' le barriere fra le discipline. E io sono assolutamente un fautore di questo e penso che sia assolutamente molto importante riuscire a trasmettere anche che l'archeologia di oggi deve essere fatta in questa maniera, perché il paesaggio è veramente, come vediamo anche dai contributi, è a rischio e lo vediamo dappertutto. Vediamo che la meccanizzazione dell'agricoltura sta erodendo i depositi, vediamo che i cambiamenti climatici possono veramente creare problemi nella gestione delle coste, non solo. Vediamo che tutto il patrimonio archeologico, ma culturale in genere, è a rischio e potremmo non avere la stessa ricchezza per quanto riguarda l'Italia, semplicemente se pensiamo ai prossimi 30-50 anni. E dunque bisogna pensare a iniziative di tutela del patrimonio archeologico e culturale in genere, che siano efficaci. E queste iniziative credo che passino attraverso l'applicazione di metodologie interdisciplinari, sempre ricordando che non possiamo scavare, valorizzare, sì, scavare, valorizzare, rendere pubblico tutto quello che costituisce il nostro patrimonio. Bisogna perciò adottare delle strategie di campionamento e bisogna, credo, adottare dei metodi alternativi allo scavo, che possano precedere lo scavo, ma che, come sono stati, diciamo, come è stato messo in luce da molti autori, diventino pratica quotidiana dell'archeologia. Quindi strumenti di telerilevamento, carotaggi, pratiche poco invasive o non invasive completamente, del tutto non invasive, e tecniche geofisiche, eccetera. E diciamo tutto quello che può essere fatto per capire che cosa c'è nel sottosuolo senza scavare. E quindi penso che appunto la legge sull'archeologia preventiva del 2006 può essere veramente la cornice istituzionale per creare certe, per superare un modo tradizionale, forse anche un'archeologia, vorrei dire, antiquaria, in cui l'oggetto rimane al centro dell'interesse, l'unica cosa che è possibile comunicare. In questo senso sono molto belle le parole di Carandini, credo. L'archeologia dei paesaggi, che sono state ricordate poco fa, l'archeologia dei paesaggi come studio del contesto dei contesti, perché effettivamente noi guardiamo come dal buco di una serratura un archivio che è costituito da elementi ambientali, elementi artropici, che sono fuse all'interno, componenti che sono fuse all'interno del paesaggio. E quindi tutte le metodologie che possono servire per indagare questi aspetti sono assolutamente, devono essere impiegate, e
e solo in questa maniera potremo veramente tutelare il territorio che abbiamo. E, un altro punto che terrei a sottolineare, magari qui si può ragionare insieme, visto che sono sì, anche gli autori, e diciamo, una certa, sì, potrebbe essere, diciamo, esplicitato anche meglio da, non da me, è quello di creare ulteriori cornici, diciamo, istituzionali. Quindi io penso a un maggiore dialogo tra privato e pubblico per la tutela del paesaggio, delle soluzioni simili a quelle francesi, in cui ci sono degli organismi che possono andare in maniera andare a tutelare le tracce del paesaggio in maniera veloce, essere sul campo in maniera veloce e nel momento in cui vengono scoperte tracce del passato. E quindi sì, diciamo un nucleo operativo sul paesaggio, che però deve, secondo me, passare tramite un maggiore dialogo tra istituzioni pubbliche e private, perché solo in questa maniera si può cercare di... si può andare avanti in questo senso, si può tutelare efficacemente quello che abbiamo. E dopo anche ovviamente la costituzione di centri di ricerca, penso, in cui appunto si riescano a sfondare le barriere che ancora dividono, come è stato ricordato, i settori disciplinari, centri di ricerca che uniscano figure che provengono dalle scienze naturali, come dalle scienze umanistiche, e questo è un altro elemento, penso, importante. Insomma, in generale ho apprezzato molto il riferimento del professor Volpe alla complessità dei paesaggi, che sì, penso effettivamente venga fuori abbastanza bene in questo volume, e alla ricerca come componente essenziale della tutela. Cioè non può esserci effettivamente, secondo me, tutela senza conoscenza, e questo deve essere assolutamente chiaro, e quindi andare a identificare quelle che sono le invarianti strutturali, e quindi le fasi di continuità e quelle di rottura devono essere integrate, devono essere ricercate allo stesso modo. Spesso vediamo volumi sulla discontinuità, gli archeologi sì, sono effettivamente sempre alla ricerca della discontinuità, mentre invece spesso il paesaggio è conservativo, ci sono degli aspetti del paesaggio, quando cambiano le strutture del popolamento e le modalità di popolamento, abbiamo visto nel nostro contributo che ho scritto insieme a Federico Bernardini, l'abbiamo visto nel Carso Triestino, ma lo vediamo anche in altre aree. Cambiano, dicevo, le strutture, il popolamento cambia, ma la vocazione economica di un'area, le strategie di occupazione rimangono le stesse, lo vediamo benissimo nel caso di Cervia, e dove ancora le saline sono presenti e costituiscono parte del tessuto economico dell'area. Dunque, dicevo, la conoscenza deve essere, è la prima forma di tutela, quindi assolutamente bisogna superare alcune visioni tradizionali dell'archeologia, ma anche di altre discipline, e cercare di, insomma, spero che, diciamo, in realtà spero che questo nostro volume possa, cioè, sia, diciamo, percorra un po' questa direzione, percorra questa strada che ci porti a superare alcuni modi di fare archeologia, e non solo archeologia, di intendere i paesaggi più tradizionali. Ecco. E, bene, diciamo che potrei, prima di lasciare lo spazio agli autori, agli ospiti, forse posso condividere lo schermo, condividere alcune slide solo per farvi
ricordare i singoli contributi in maniera tale che poi si possa avviare un'ulteriore discussione. Dunque, il contributo di Alessandro Fontana e Livio Ronchi ha analizzato, analizzato l'evoluzione dell'ambiente dall'ultimo massimo glaciale e ha messo in luce, ci mette in guardia rispetto ai problemi che potrebbe provocare l'innalzamento del livello marino nel prossimo futuro, non un futuro remoto, ma un prossimo futuro. E il contributo di Chiara Guarnieri, Stefano Cremonini e Alessio Rizzieri analizza l'area di Cervia, come è stato ben sottolineato, e ha messo in luce proprio la vocazione geomorfica, la strategia di occupazione, la strategia economica di un'area peculiare, quella delle saline della zona di Cervia. Il caso di Comacchio, d'altra parte, invece vuole rispondere alla domanda, alle domande circa quale sia il contributo dell'uomo nella modificazione dei paesaggi. Quindi il caso di Comacchio e dell'area di San Francesco mette in luce, credo, molto bene quali come l'uomo possa trasformare il paesaggio per rendere una zona tendenzialmente inospitale vivibile e anzi utile alle strategie, sì, insomma, possa essere insediata ugualmente, ecco. Il contributo di Elisa Corrossi, Via Poiovan, Sandro Primone, Paolo Mozzi è incentrato sul tema tema delle risposte insediative ai cambiamenti ambientali, in particolare ai cambiamenti dell'assetto idrografico nella pianura veneta, mentre il contributo mio e di Federico Bernardini cerca di cartografare mediante strumento LIDAR, ricognizioni direttamente sul campo e la combinazione con lo studio delle cartografia storica, immagini satellitari e anche ovviamente della geomorfologia, cerca di decifrare ma anche di cartografare le tracce antiche del paesaggio nel Carso Triestino. In un settore del Carso Triestino, meglio, e apre un po' la strada anche a una riflessione su quelli che possono essere gli strumenti poi per non solo per identificare ma anche per rappresentare gli elementi fossili o relitti del paesaggio. Bene, penso di aver detto più o meno quello che volevo dire e passo la parola al professor Gelichi per qualche ulteriore commento e poi magari spererei che ci fosse qualche domanda o qualche precisazione da parte di autori e ospiti. Va bene, Giacomo Vinci, se magari può togliere la visualizzazione oppure lasciamo la visualizzazione dei contributi del volume? Beh, comunque non casomai intervengo dopo, insomma, ho già parlato, anche se naturalmente anche gli interventi di Elisa Corroi e di Giacomo Vinci hanno messo altra carne sul fuoco, è anche molto interessante, che mi solleticherebbero, insomma, a dire qualcosa. Però, insomma, non voglio, come dire, una eccessiva sovrapposizione. Non è necessario. Tra l'altro volevo ringraziare la collega professoressa Caterina Carpinato, che è prorettrice della terza missione, per essere qui con noi, e anche il professor Franz Fischer, che è direttore del Centro di Digital Humanities, che all'interno del quale lavora Elisa Corroe, che insomma ha partecipato con noi e con il nostro gruppo a questo progetto, e mi auguro anche questa collaborazione che è nata all'interno di un segmento del nostro dipartimento possa continuare anche nel futuro. E poi
ho visto e spero che siano ancora presenti molti degli autori di questo volume. Cioè, ho visto Stefano Cremonini, ho visto Paolo Mozzi, naturalmente, Alessandro Fontana, Federico Bernardini, Sandra Primon, Alessandro Rucco. Spero di non aver dimenticato qualcuno. Se ho dimenticato qualcuno, scusatemi, ci sono molti dei protagonisti. Chiara Guarnieri, sì. Chiara Guarnieri è presente. Ah, ecco, scusate, ma ambientale. Ho letto il suo nell'icona, non l'avevo riconosciuta. Beh, quindi dicevo, ci sono molti dei protagonisti di questo libro e quindi forse è preferibile sentire anche qualche loro commento, insomma, delle moltissimi argomenti che sono emersi nella presentazione di oggi e che dimostrano come questo libro, non montatevi troppo la testa, però ragazzi, mi raccomando, dicevo come questo libro, sto scherzando, dicevo come questo libro in realtà suscita molti argomenti che vanno in moltissime direzioni, anche questo è molto interessante. Non è facile trovare un libro che ci sollecita in questa maniera, dall'archeologia, dai problemi dell'archeologia pubblica, del rapporto con le comunità, della trasmissione della, appunto, della conoscenza, al problema che accennava Giacomo Vinci, molto interessante, che volutamente non ho toccato, che è quello della tutela e del problema del rapporto con la normativa, che è un tema caldissimo e che mi ha riportato, tra l'altro, alcune sue parole mi hanno riportato indietro nel tempo, a un problema fondamentale di cui non si discute mai, che è quello della selezione. Cioè, la nostra società deve selezionare, deve scegliere che cosa fare. Questo è un problema centrale, non ce lo siamo inventato oggi pomeriggio, in questi giorni. Sono anni che questo tema è al centro della discussione. Mi pare invece si faccia di tutto per non affrontarlo e per lasciare la selezione alla casualità, e questo provoca questo senso di insoddisfazione che noi abbiamo, almeno penso le persone più avvertite che hanno sulla gestione del nostro patrimonio ambientale e culturale. Quindi insomma, i temi sono davvero moltissimi, molti, e quindi però lascio, devo dire, la parola appunto ai presenti, che sicuramente hanno qualcosa da dire sul libro, sulla loro esperienza, sulle cose che hanno sentito oggi durante la nostra discussione. Potete parlare, però. Mi hai chiamato in causa, Sauro, con questo discorso della selezione, perché Caterina, ci siamo grazie. Ritrovati negli ultimi mesi a dover analizzare tutta la ricchissima produzione in campo terza missione, attività culturali, rapporti con il territorio che Ca' Foscari ha prodotto negli ultimi 5 anni. Ed è stato un esercizio molto complesso che tra l'altro si svolgeva per la prima volta e ci metteva davanti ad una mole molto consistente di attività di altissimo valore che testimoniano la grande passione che gli universitari hanno nei confronti di quello che studiano e di quello che vogliono raccontare non soltanto nelle aule ma anche al di fuori delle aule. E tra tutta questa veramente consistente molle, la selezione doveva essere effettuata perché Ca' Foscari doveva arrivare all'ANVUR con 4 casi studio, e uno dei casi studio che noi abbiamo pensato di mandare appunto per essere valutato è proprio Venezia e la sua laguna attraverso l'occhio del gruppo degli archeologi Ca' Foscarine che hanno lavorato in questi anni attraverso appunto un'analisi del territorio che non fosse soltanto tecnico o scientifico ma che fosse anche collaborativo e aperto all'occhio e al giudizio degli altri. Quindi la selezione è stata complicata, dura, difficile, ma io sono molto felice che questo caso studio possa essere rappresentativo di una ricerca e di un modo di vedere la ricerca scientifica e la didattica a Ca' Foscari, aperta e dinamica sul territorio, e mi auguro che avremo anche appunto una buona valutazione rispetto agli altri. Comunque la commissione valutatrice ha apprezzato moltissimo quanto il gruppo degli archeologi Ca' Foscarini ha prodotto in questi anni e io penso che siamo sulla strada giusta se proprio mettiamo insieme tutte queste energie e sinergie di ricerca, di studio con giovani, con territorio, con
ricerche multidisciplinari e nuove tecnologie. Quindi grazie infinite, veramente. Questo libro è un'ulteriore testimonianza di questo infaticabile tentativo di stare insieme. E ho imparato moltissime cose. Grazie infinite. No, grazie a te, Caterina. Grazie anche per questo riferimento. Non posso altro che dire incrociamo le dita a questo punto, perché insomma è una soddisfazione per noi rappresentare la nostra università e anche una grossa responsabilità, per cui insomma speriamo di avere un buon risultato e di avere una buona valutazione. Ci sono altri interventi? Volevo soltanto scusarmi perché dovevo fare la moderazione di un altro evento, un altro seminario sulla storia dell'arte tecnologica che avevamo in parallelo, e auguri agli autori e ai curatori del volume, e grazie soprattutto ad Elisa e anche Federico, perché loro rappresentano davvero competenze e esperienze che sono molto, molto centrali per il nostro lavoro in tante collaborazioni con i colleghi del centro e del dipartimento e oltre. È già tutto. Bene. Grazie molte, Franz. Allora sollecitiamo qualche altro intervento. Alessandro Rucco. Buonasera a tutti e un saluto ai curatori e a tutti i presenti. Io volevo molto brevemente riallacciarmi a un paio di temi che sono stati sollevati. Il primo, quello della tutela, di cui parlava Giacomo Vinci, e un altro che è un po' scottante, ma come tale è stato presentato dal professor Volpe, che è quello della formazione. E l'altro tema ancora, che secondo me è legato, che si tiene con questi, è quello del campionamento in senso lato, no? Cioè, io trovo che naturalmente per poter esercitare una tutela che abbia un senso, che sia veramente efficace, il campionamento sia per ovvie ragioni necessario, perché se ci si dedica a 100 cose ci si dedica in un modo, se ci si dedica a 5 cose lo si fa in un altro modo. Però, come giustamente diceva Giacomo Vinci, queste esigenze possono essere contemperate meglio, sarebbero contemperate meglio, se si disponesse abitualmente di strumenti e conoscenze tali per cui questo campionamento, anche se ridotto, anche se limitato, porta alla produzione di una mole di dati sufficiente per acquisire le informazioni che ci servono per poter esercitare poi non soltanto una ricerca, ma anche e di conseguenza una tutela diverse. Però tutte le discussioni, la maggior parte delle discussioni alle quali partecipiamo da un po' di tempo a questa parte, che riguardano il paesaggio e nello specifico l'archeologia dei paesaggi, passano poi sempre per la trattazione di aspetti, diciamo, legati agli strumenti, ai metodi, che sembrano esulare un po' dall'archeologia cosiddetta tradizionale, no? Che, come è stato giustamente detto, non può essere buttata via, perché è la nostra base, rappresenta i nostri punti di partenza, però è pur vero che, come è stato giustamente sottolineato, si va arricchendo e in un certo senso si prova anche a caricarla di sensi nuovi attraverso delle nuove conoscenze, delle nuove così specializzazioni che si creano nel corso del tempo, che si sono create e che si affermano più o meno stentatamente. E il libro che hanno curato Elisa e Giacomo lo dimostra. Però il punto dolente, e si arriva poi qui, secondo me, è quello sottolineato dal professor Volpe, cioè quello della formazione. E allora a questo punto io rivolgo
fatta questa premessa, rivolgo io una domanda ai nostri professori, no? A mo' di provocazione, ma insomma costruttiva, e chiedo: quali direzioni si stanno prendendo nell'ottica di un arricchimento, di un aggiornamento della formazione? Perché se noi parliamo giustamente di questi temi nell'ottica di tutto quello che è stato detto, dalla tutela, alla valorizzazione, eccetera, dobbiamo cominciare a formare gli studenti, diciamo, secondo un protocollo, mettiamola così, un po' diverso rispetto a quello che vediamo quotidianamente nei nostri dipartimenti. Parlo in generale, ovviamente, non voglio... Ecco, allora chiedo a chi è più addentro, diciamo, ai gangli della faccenda, qual è il quadro da questo punto di vista, perché altrimenti credo che tutti questi aspetti, insomma, si perdano un po' se manca questo. Ecco. Giulio, vuoi dire qualcosa a te? Sì, con piacere, perché intanto mi complimento con i curatori e anche ora per questo intervento, perché toccano temi. Mi dovete scusare, io ho un problema oggi, ho delle lesioni che mi rendono un po' complicato parlare, ma quindi faccio un po' di fatica, scusate. Allora, nella formazione universitaria indubbiamente c'è stato un cambiamento profondo negli ultimi decenni, con aspetti positivi e aspetti meno positivi. Ci sono certamente delle sperimentazioni. Non riusciamo a costruire, purtroppo, devo dire, ancora un quadro complessivo, che a mio parere non dovrebbe riguardare soltanto il mondo universitario, dovrebbe riguardare complessivamente il Ministero della Cultura, il mondo delle professioni, quindi ragionare maggiormente. L'università ha dimostrato tentativi di innovazione, sarebbe ingiusto negarlo. Alcune riforme potevano essere fatte meglio e soprattutto avrebbero potuto essere applicate meglio. Però dei cambiamenti ci sono stati, altrimenti voi queste cose non le fareste, evidentemente. E quindi ci sono spazi di innovazione, di apertura, di visione anche al di fuori dei confini nazionali, cioè di orientamento verso una vera internazionalizzazione della ricerca. Cioè, il vero problema, secondo me, sarebbe oggi costruire delle generazioni di ricercatori europei, internazionali, ma perlomeno europei. Il problema è che ci sono delle resistenze gravissime, alcune al nostro interno. Sauro lo sa benissimo. Qui oggi noi sostanzialmente abbiamo un'idea abbastanza condivisa di archeologia, ma al di fuori di questo seminario di oggi pomeriggio, come sapete benissimo e come purtroppo mi tocca dire, non tutti pensano che l'archeologia vada fatta in questa maniera nel nostro paese. Quindi ci sono dei problemi. Ora, il fatto che ci siano più profili, più idee, è un fatto positivissimo, no? Attenzione, non nessuno ha la pretesa di imporre un modello unico. Però c'è tuttora una forte resistenza. Poi abbiamo delle situazioni veramente paradossali nel rapporto con il Ministero della Cultura e anche di ritardo dello stesso Ministero dell'Università. In questo senso, nel senso, scusate, noi abbiamo tentato, io sono stato presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e alcuni anni fa tentammo per la prima volta un gruppo di lavoro congiunto tra Consiglio Universitario Nazionale e Consiglio Superiore per ragionare su questo, cioè sulle figure professionali
del mondo dei beni culturali, quindi non solo dell'archeologia, e dunque definire meglio la figura professionale che oggi serve, che oggi è necessaria, e definire di conseguenza il percorso formativo, perché altrimenti noi nell'università continuiamo a ipotizzare percorsi formativi che spesso sono pensati, lo dico sinceramente anche con autocritica, più sui professori e sul percorso anche che ciascuno di noi ha compiuto, invece che su chi formare e per fare cosa. E quindi c'è stato questo gruppo di lavoro, è stato fatto, sono stati ottenuti anche degli interessanti risultati, non è successo poi nulla, non è successo nulla. Questa è una grande delusione. Non più tardi di qualche mese fa, nel dicembre scorso, i due ministri hanno sottoscritto un importante protocollo in cui dicono sostanzialmente, se volete ve lo metto a disposizione, perché nessuno ne parla, nessuno esiste, è firmato dai due ministri, Manfredi e Franceschini, in cui si dice che i due ministeri lavorano insieme per rivedere, migliorare, qualificare tutto il percorso formativo dal primo livello fino ai livelli, al terzo livello, e creano, c'è anche questo previsto, la sperimentazione di strutture miste integrate tra i due ministeri. Perché il lavoro che è stato presentato oggi è un modello perfetto di quello che, di quanto sarebbe utile costruire quello che chiamiamo da tempo i policlinici del patrimonio culturale. Cioè strutture integrate tra università e Ministero della Cultura per fare una formazione migliore direttamente nei luoghi in cui poi si esplica anche la professione. Perché altrimenti, guardate, noi possiamo anche fare una formazione innovativa. Ma se poi una persona formata così finisce in una soprintendenza che continua a lavorare con metodi che dire antiquati e dir poco, noi creiamo dei disadattati. Perché tutto questo dovrebbe prevedere il fatto che noi formiamo delle figure professionali come quelle che hanno prodotto i lavori che oggi, di cui oggi discutiamo, ma che poi possano andare negli uffici delle soprintendenze e chiaramente poter portare queste loro competenze per fare quel tipo di tutela di cui si parlava. Perché a tutti teniamo alla tutela. La tutela significa strumenti di conoscenza diffusa, pianificazione, selezione, capire cosa possiamo meglio conoscere, cosa possiamo tutelare, cosa possiamo valorizzare, e non invece come accade attualmente, che è più o meno casuale, come capita. Quindi conoscenza, pianificazione, partecipazione ai piani paesaggistici territoriali, alla pianificazione urbana, urbanistica. Quindi questo, cioè fare una tutela più di conoscenza e di prevenzione, che come stiamo per fare ora col PNRR, ad inseguire e mettere le toppe facendo le soprintendenze uniche nazionali con 15 persone che secondo loro potranno dare i pareri in breve tempo per parchi eolici o parchi fotovoltaici. Quindi ancora una volta inseguiamo i problemi e non riusciamo mai ad avere una visione d'insieme, che deve essere una visione chiaramente trasversale, che quindi deve portare l'università ad aprirsi. Ma l'università, lo diceva poco fa la collega Carpinato, cioè si sta impegnando a fare terza missione, a mettersi in gioco, a fare non più soltanto attività di ricerca fine a se stessa, ma anche applicata, di mettere a disposizione i dati, mettere a disposizione competenze, strumentazioni, sensibilità, passioni. Però poi deve essere messa nelle condizioni di poterlo fare. Ma se noi in questo paese abbiamo ancora delle leggi che riservano la ricerca archeologica al Ministero della Cultura e che consentono al Ministero dell'Università di poter fare attività di ricerca solo superando una corsa ad ostacoli per poter fare uno scavo archeologico e oggi anche per fare l'uso dell'LIDAR,
c'è qualcosa di schizofrenico in tutto questo, che francamente si fa fatica a capire. E quindi, però, detto questo, io resto comunque positivo e ottimista. Non più tardi di un'ora fa ho scritto una lettera con la Federazione delle Consulte Universitarie alla direttrice generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che è stata designata soprintendente unico nazionale per questa soprintendenza, dicendo: noi università abbiamo le competenze, abbiamo le conoscenze, le mettiamo a disposizione, usateci, metteteci, siamo disponibili a contribuire alla costruzione di questa segreteria tecnica, a mettere a disposizione i nostri migliori ragazzi, i nostri migliori giovani, i migliori intelligenze a disposizione del paese, visto che ci sono anche un sacco di risorse che rischiano di essere sprecate, le mettiamo a disposizione per fare una pianificazione, per fare riforme strutturali, anche in questo caso. Ma se continuiamo a ragionare con la legge del 1939 e con una mentalità che è ferma all'Ottocento, la prima metà del Novecento, è chiaro che facciamo fatica anche a metterci in gioco e a dare a voi, come spereremo, delle opportunità per fare bene il vostro mestiere. Grazie Giulio, io non aggiungo nulla a quello che hai detto, perché il tuo ragionamento contiene anche una buona dose di ottimismo finale che non vorrei demolire se intervenissi io, che, come tu sai, conoscendomi bene, ho una visione un pochino meno ottimistica del presente e anche del futuro, ma siccome appunto il futuro non sono io, mi auguro di sbagliare, quindi spero che la situazione cambi. Posso solo commentare dicendo una cosa. Ho sentito oggi dei ragionamenti, delle riflessioni che riguardano il problema appunto soprattutto della tutela, che mi hanno riportato indietro di 40 anni. Io vengo da una esperienza anche personale, di lavoro, di ricerca, di consonanza, eccetera, all'interno della quale molti dei temi, degli argomenti che sono stati sollevati oggi e che riguardano appunto i modi con cui si tratta il patrimonio archeologico, gli strumenti più idonei per il governo del patrimonio archeologico, che sono stati messi sul campo molti anni fa. Cioè non è un problema che scopriamo oggi, assolutamente. Come non scopriamo oggi, scusate se lo dico, il problema dell'archeologia pubblica, che è un argomento che oggi ha avuto un'etichetta, ma che non tutta l'archeologia, questo bene dirlo, non tutta l'archeologia, ma una parte dell'archeologia, già da anni aveva praticato, aveva visto come uno spazio di partecipazione civile etica che dava un senso anche sociale alla propria professione. Quindi vedere, cioè capire che ancora oggi stiamo ragionando o recuperando dei temi, degli argomenti che in parte erano stati già sollevati. Sento parlare di piani regolatori e dei piani regolatori all'interno dei quali possono essere e dovrebbero essere inseriti gli strumenti di programmazione e di gestione del territorio e dunque anche quelli archeologici. Se ne parlava 40 anni fa e non è successo niente. Come giustamente diceva prima Giulio Volpi, ancora oggi noi abbiamo degli strumenti che sono basati, le cui norme giuridiche sono basate su dei principi di tipo culturale che sono maturati, a dir bene, agli inizi del Novecento, per non dire alla fine dell'Ottocento. Questa è la situazione. Non commento la legge sull'archeologia preventiva, anche perché, tra l'altro, sono stato chiamato a fare un intervento proprio su questo fra un paio di giorni all'Accademia dei Lincei, e quindi non voglio anticipare quello che dirò in quella circostanza, però è una cornice l'archeologia, la legge sull'archeologia preventiva sicuramente che apre uno spazio nuovo all'interno di una struttura normativa chiaramente inattuale, però è chiaro che è uno spazio ancora totalmente insoddisfacente per un motivo ben preciso, che l'archeologia preventiva ha senso se diventa un'archeologia programmata, altrimenti diventa di nuovo un'archeologia reattiva come qualsiasi altro tipo di rescue archeologico.
Questo è quello che un po' io penso, detto proprio in termini molto, molto semplici. Quindi bisogna ragionare sulla programmazione, sugli strumenti di programmazione, e quindi quello che abbiamo sentito oggi, i modi di affrontare i segni nel paesaggio e quindi tradurli poi, voglio dire, in valori, su cui bisogna però operare le scelte. Io parlavo prima del discorso di selezione e di scelta, che è un passaggio, ripeto, obbligato, che oggi viene fatto in maniera del tutto casuale, ma che invece non dovrebbe essere fatto in maniera casuale. Beh, questi sono questi, diciamo, gli argomenti su cui bisognerebbe cercare di lavorare. Sono questi gli strumenti che dovremmo cercare di affinare. E i modi che oggi noi abbiamo imparato ad usare, le diagnostiche non distruttive che 20 anni fa non esistevano, che oggi noi, di cui oggi noi disponiamo, sono degli strumenti straordinari che ci permettono di conoscere meglio il non conosciuto e quindi anche di poter in qualche modo programmare le scelte e decidere poi che fare. Poi esiste uno spazio sociale, che è quello appunto della condivisione, che è quello però uno spazio politico altrettanto importante, che però bisognerebbe anche quello ogni tanto ritirarlo fuori, perché insomma anche le scelte che si fanno, no, di conservazione, di intervento, di trasformazione, sono delle scelte che dovrebbero comunque essere in qualche modo negoziate all'interno di un forum in cui le comunità, e non solo le comunità, sono parte, mentre oggi invece sono delle scelte che molto spesso passano sopra la testa delle comunità, non solo sulla testa delle professioni universitarie, che quella ormai ci passa di su tutto di sopra la nostra testa, ma direi in generale delle comunità. Per questo sono poco ottimista, perché vedo che il nostro paese in tutti questi anni non è riuscito minimamente ad allinearsi agli standard che invece nei paesi europei più avanzati, e forse non solo europei, invece sono stati con difficoltà, per carità, non è che tutto rose e fiori oltre le Alpi, però naturalmente hanno comunque introdotto questi temi che sono stati discussi, elaborati, hanno prodotto comunque dei tentativi di affrontare queste tematiche che noi invece non abbiamo assolutamente prodotto. Poi dico un'ultimissima cosa a Giacomo Vinci. Negli anni 70 in Inghilterra il Council of the British Heritage promosse un censimento che doveva valutare la risorsa archeologica delle città storiche inglesi. Il progetto si chiamava The Erosion of the History, se non ricordo, l'aveva gestito una certa Highway. E questo censimento, uno dei primi, forse il primo che è stato fatto in Europa di questo tipo, che introdusse il concetto di perdita del patrimonio, di finitezza di patrimonio, anche questo è un concetto molto interessante, portò poi alla conclusione, in quegli anni, che il patrimonio storico delle città inglesi sarebbe scomparso nel giro di 30 anni. Ecco, questo non è successo. Allora noi forse possiamo sperare che anche il nostro patrimonio, nonostante le peggiori aspettative su cui riflettiamo, invece in realtà sia talmente grande che nonostante tutti i nostri sforzi non riusciremo ad eroderlo né facilmente né in fretta. Bene, altri interventi? Io, se possibile, aggiungerei una cosa. Allora, io non sono Margherita Di Giovanantonio, ma sono Federico Bernardini. A parte questo, volevo congratularmi ovviamente con i curatori, insomma, per questo volume, insomma, molto interessante, insomma, al quale ho partecipato, insomma, chiaramente molto volentieri. E volevo fare due commenti sempre sul discorso tutela, ricollegandomi anche a quello che ha appena detto, insomma, il professor Gelichi. Volevo sottolineare, diciamo, due fattori che effettivamente, insomma, forse è anche giusto cercare di essere ottimisti, ma dobbiamo tenere in considerazione che in realtà oggi la nostra capacità di arrecare danni al territorio sfortunatamente è accresciuta. Non per niente, insomma, si parla di antropocene, insomma, si parla comunque ormai delle tracce indelebili che l'attività dell'uomo lascia sull'ambiente, e questo in qualche modo richiama l'urgenza di intervenire. Perché da una parte, insomma, quindi noi siamo in grado di trasformare il territorio come non l'abbiamo fatto per millenni, insomma, abbiamo iniziato a farlo con la rivoluzione industriale, ma oggi con le macchine che abbiamo a disposizione possiamo cancellare un paesaggio che si è formato in migliaia di anni. E questo, diciamo, con i nostri studi penso che possiamo vederlo tutti in maniera drammatica in certi territori. Dall'altra parte le tecnologie che abbiamo a disposizione consentono di raccogliere dati che ci permettono di vedere cose che prima non eravamo in grado di vedere.
E, siccome gran parte dei dati, per esempio, che vengono raccolti con, per esempio, il telerilevamento laser sono giustamente pubblici, questi dati sono accessibili non soltanto ai professionisti, ma anche agli appassionati, anche alle persone che vanno comunque a caccia di reperti archeologici. Noi tra il 2016 e il 2018, diciamo il centro in cui lavoravo, il Centro di Fisica Teorica di Trieste, l'Università di Trieste, a suo tempo stipulò una convenzione con la soprintendenza per cercare di capire come intervenire per fronteggiare anche questo tipo di problematiche. Perché noi ci troviamo in una situazione in cui noi possiamo identificare una serie di siti promettenti, insomma diciamo abitati, ville, percorsi viari e così via, ma non abbiamo gli strumenti per poter intervenire, poter verificare sul territorio in maniera snella ed efficace effettivamente di cosa si tratta, raccogliere materiali che possono essere, diciamo, rubati o raccolti tramite, per esempio, l'utilizzo di metal detector da parte di appassionati. Quindi mi sto semplicemente ricollegando, insomma, a vari aspetti che sono stati toccati da Giacomo, dal professor Volpe, dal professor Gelichi, per dire però che forse oggi veramente non abbiamo più tempo da perdere, ma che dobbiamo veramente cercare di agire, perché possiamo intervenire in maniera più efficace, ma nello stesso tempo i danni che la società, insomma, può creare al paesaggio archeologico sono potenzialmente molto più grandi e irreversibili. Ecco, tutto qua, volevo fare solo un commento, non molto ottimista purtroppo, però questo, insomma, è un commento che ha un doppio aspetto, nel senso abbiamo gli strumenti, secondo me, per intervenire in maniera diversa, però nello stesso tempo dobbiamo cercare di intervenire in maniera efficace e rapida. Assolutamente d'accordo, Bernardini, con quello che ha detto. Assolutamente d'accordo. Ci sono altri interventi? Ci vuole un ottimista ora, perché insomma, se per bilanciare un po' la situazione. Sì, anche il discorso dei carotaggi è assurdo, cioè che adesso per fare un carotaggio sia necessario seguire tutta la procedura come se si pianificasse un'operazione di scavo, cioè veramente una cosa folle. Noi abbiamo chiesto la concessione di scavo per farlo. Sì, perché bisogna farlo così. Sauro, se posso dire una parola ottimista, così giusto per chiudere il pomeriggio, chiaramente mi associo ai ringraziamenti ai curatori che hanno fatto un gran lavoro e a chi è stato presente qui, che ha presentato il libro. E, no, la mia considerazione è che in questi casi credo che l'unica cosa, dico una banalità, che possiamo fare è cercare di fare bene il nostro lavoro. E fare bene il nostro lavoro vuol dire usare tutti gli strumenti che abbiamo, come ci ricordava appunto adesso, e quindi cercare di utilizzarli al meglio. Utilizzarli al meglio, secondo me, vuol dire stare anche attenti a non cadere nella trappola dell'applicazione della tecnologia to cure solo perché è nuova, ma applicarla a un'agenda di ricerca. E quindi le problematiche che abbiamo detto, che abbiamo in testa, che verranno, qualunque altro, però farlo in maniera mirata, e non credo che siamo più nel momento di provare a vedere l'effetto che fa applicare una tecnologia solo perché è nuova. Quindi cercare di finalizzare, questo secondo me è cercare di far bene il proprio lavoro appunto in un ambito di studio, come dire, territoriale, di cui abbiamo parlato questo pomeriggio. E questa è la prima cosa, quindi far bene il nostro lavoro, far bene la ricerca. E poi l'altro sforzo enorme, e credo che anche questo fosse nei ragionamenti e anche nelle parole di Elisa Corò quando ho cominciato un po' la presentazione oggi, è riuscire a comunicarla in maniera efficace. E qui avvengono cose molto interessanti, perché c'è un affetto al proprio territorio da parte delle persone che ci vivono, che ci muovono, che lo usano o che se lo ricordano, che è veramente straordinario. E questo io conto che in alcuni casi, forse proprio alcuni dei casi trattati anche nel libro, possa poi trasmettersi in un'azione locale. E io non mi aspetto molto dai ministeri, non riusciamo, sono troppo lontani e troppo affaccendati a fare altre cose, però abbiamo la possibilità di creare, attraverso il nostro spenderci, non solo a ricercare, ma anche a comunicare, una risposta che a livello locale mi sembra che sia lì, che vuole venire, che viene fuori in molti casi. Quindi da questo punto di vista io devo dire sono ottimista, voglio essere ottimista. E è un po' un ottimismo della volontà, però credo che ne valga la pena. Per quanto riguarda la ricerca, la didattica, la formazione,
E anche lì io non voglio essere del tutto pessimista. E alla fine mi sembra che il prodotto di cui parliamo oggi, questo libro, viene fuori da una collaborazione che nasce a cavallo tra la didattica e la ricerca e mette assieme sostanzialmente due mondi, un po' il mondo della geomorfologia, della geologia applicata, del telerilevamento e il mondo dell'archeologia con un interesse per l'evoluzione del paesaggio. E questo è un qualcosa che può essere trasmesso agli studenti. Poi certo, sono d'accordo con il professor Volpe, non possiamo creare dei disadattati. Se poi questi non possono lavorare, evidentemente è un problema. Però, per chiudere in maniera un po' ottimista questo pomeriggio, come dire, cerco di guardare le cose su cui noi possiamo agire direttamente. E non sono poche, io penso che siamo sul 70% del problema. Poi certo, c'è rimane il 30% che dipende poco da noi. Questa è la mia impressione. Auri, mi associo anch'io con questa impostazione più ottimistica di Paolo Mozzi, perché intanto c'è un aspetto positivo che ci carica di ottimismo, che è questo libro, e che non è solo questo libro, ma vuol dire che c'è una generazione comunque di giovani ricercatori che si sta mettendo in gioco, e questo è un aspetto positivissimo. Condivido anch'io, dobbiamo fare bene il nostro mestiere, continuare a farlo, continuare a crederci, e questo siamo tutti convinti che così lo viviamo, e operare dal basso, anch'io. Io vi devo dire, dopo anni in cui ho frequentato forse anche troppo Roma e il Collegio Romano, il San Michele, gli uffici del MUR, del MIUR, dei ministeri che cambiano continuamente nome senza cambiare la sostanza e la mentalità, sono sempre più convinto che l'unica possibilità di vero cambiamento è quello di operare dal basso. E ci sono delle cose straordinarie che succedono nel nostro paese, in ambito di ricerca, ma anche in altri ambiti, anche in quello a volte ingiustamente criminalizzato del volontariato e dell'associazionismo. Per esempio, ho scoperto che a Venezia c'è un Faro Venezia, cioè c'è un'associazione che si occupa dell'applicazione dei principi della Convenzione di Faro con base a Venezia, così come ce n'è una, ne ho scoperto una a Trasimeno, in giro ci sono altre realtà che operano molto molto attivamente. Semmai si tratta di intercettare queste energie presenti nel paese, dargli forza, dargli sostenerle e imparare anche da parte nostra non solo a fare anche buona divulgazione, ma anche imparare ad ascoltare. Bene, allora grazie anche a questi due ultimi interventi che quindi ci riportano in una dimensione, come abbiamo detto, ottimistica. Posso dire anch'io una cosa, Sauro, positiva. Nel senso, è stato già detto in parte, però secondo me siamo veramente vicini a, come dire, una nuova rivoluzione, che prima sono state l'utilizzo massiccio delle foto aeree, il LIDAR è stato, secondo me, un qualcosa che è ancora in divenire, ma il fatto che adesso ogni giorno praticamente possiamo avere un'immagine con un pixel di 1-2 metri, di qualunque parte del mondo, secondo me ci darà degli strumenti nei prossimi 5 anni che vedremo delle cose che non pensavamo di vedere male, nel senso che si aprirà per gestire poi questa informazione, però effettivamente penso che scopriranno che, insomma, i paesaggi da una parte geologici, geomorfologici non lontanissimi, cose di pochi secoli, poche migliaia di anni, dall'altra, come dire, un territorio quindi vissuto in cui vedremo delle tracce e capiremo delle strutture sociali e amministrative che non immaginavamo avremmo mai capito. Quindi. Ma anch'io penso assolutamente da sempre che uno degli aspetti forse più positivi della nostra disciplina, cioè dell'archeologia, è che è una disciplina che ha le fonti rinnovabili. Cioè io nello spazio della mia generazione ho visto cambiare le mie fonti in maniera straordinaria, ho visto diventare fonti archeologiche che 30 anni fa
assolutamente non avrei mai immaginato che fonti archeologiche, nel senso fonti che sono in grado di fornire indicazioni anche di carattere storico, chiaramente. Quindi da questo punto di vista io non dubito che il futuro dell'archeologia possa essere un futuro di grande rinnovamento, quindi io credo in questo. Quindi dovrebbe essere un elemento che ci dovrebbe portare a maggior ragione ad essere ottimisti, no? Ma nello stesso tempo dovrebbe anche essere dovremmo essere anche però molto più duttili, questo è il problema, a cambiare le nostri modi di intendere e di praticare l'archeologia. Questo dovrebbe essere, dovremmo avere la capacità di aggiornarsi, ma non per essere alla moda, ma perché aggiornarsi vuol dire avere la possibilità di essere sempre un passo in avanti, di usare al meglio le potenzialità che oggi abbiamo e quelle che avremo nel futuro e che forse oggi non siamo neanche in grado di immaginare. E questo fatto che mi rende, cioè questo aspetto naturalmente che mi rincresce, perché invece vedo come ci sia in molti casi poco interesse nel muoversi in questa direzione. E per questo ecco che, però, ripeto, anch'io voglio essere ottimista, anch'io voglio pensare come ha detto Giuliano Volpe, come ha detto Paolo Mozzi, come abbiamo detto altri, insomma, che la cosa principale è fare bene il nostro lavoro, farlo con serietà, con coscienza, con un approccio etico che bisogna recuperare, che è fondamentale, che bisogna avere. Insomma, se posso sintetizzare, farlo secondo quello che ci dice una bellissima poesia che vi invito a leggere, di Borges, che si chiama I Giusti, essere giusti. E quindi forse se ciascuno di noi si può identificare in questa poesia, che indica appunto, no, la giustezza dell'operare delle singole, cioè essere giusti vuol dire fare bene il proprio lavoro, assolvere la propria missione. Ecco, in questo senso credo che forse possiamo chiudere, se crediamo di voler chiudere così, in maniera un po' più ottimistica questo incontro, che ho trovato molto interessante. Mi spiace perché poi sono emersi tanti argomenti, tanti temi che sarebbe interessante riprendere, magari, perché no, possiamo anche decidere di riprenderli, insomma, se ci fa piacere poi tornare a riflettere su diverse cose che abbiamo sentito oggi. Comunque vi chiedo se ci sono altri interventi prima davvero di congedarvi e congedarmi da voi. Sono le 7 del pomeriggio, c'è qualche altro intervento? Siamo un po' tutti stanchi. Beh, insomma, anche oggi abbiamo fatto un incontro impegnativo, insomma, perché siamo stati qui a discutere, credo proficuamente, per un paio di ore, se non sbaglio, anzi 2 ore e mezzo, quindi non sono poche. Allora, se non ci sono altri interventi, io davvero ringrazio prima di tutto i nostri due relatori, Giuliano Volpe e Francesco Vallerani, che hanno avuto la compiacenza di stare con noi oggi pomeriggio, di raccontarci il loro punto di vista su questo libro, ma in generale, voglio dire, su temi che travalicano anche lo specifico di questo libro, o comunque temi di cui questo libro dà degli spunti per poter andare anche da altre parti. Ringrazio naturalmente i due curatori, Elisa Corrò e Giacomo Vinci, gli autori che hanno contribuito al libro stesso, che hanno scritto i contributi. Ringrazio tutti gli altri amici, la prorettrice Caterina Carpinato, il direttore del Centro di Digital Humanities Franz Fischer, tutti davvero gli amici, gli allievi, insomma, tutte le persone che oggi sono state con noi e che ci hanno offerto la loro presenza e che hanno dato anche un contributo importante alla discussione, con la promessa che naturalmente, se abbiamo voglia, possiamo trovare poi, a maggior ragione quando questa situazione pandemica sarà passata, a trovare anche altre occasioni, magari in presenza, per poter riprendere molti degli argomenti che oggi sono stati toccati grazie appunto a questa presentazione. Vi ringrazio ancora, vi saluto e vi auguro alla prossimo incontro. Grazie ancora della vostra presenza e della vostra partecipazione. Grazie molto. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci.